8 settembre è la festa della Madonna, una festa della Madonna, manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, ma in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scafa una falla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio. Onorevole, onorevole, questo è disonorevole, onorevole, onorevole, è davvero disdicevole. Al D-Day, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Che è umano sbagliare, però si può rimediare. Non puoi guidare l'Italia, te ne devi andare, ma non sai più rinunciare, non ti sai più abituare. Chi fa politica in fondo è perché ama il potere. Prima sei stato indagato, sei stato incriminato, qualcuno ti ha giudicato, sei stato condannato. Voi siete uno su cinque, noi siamo più di un milione. Guarda la piazza, guarda quante persone. Onorevole, onorevole, questo è disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero debolevole. Si parla in Italia, si parla, ma non cambiamo mai. Vengo da Roma con la voce, la chitarra ed un DJ per cantare l'inno nazionale. Al D-Day, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Ciao Leo, grazie di tutto quello che hai fatto. Grazie Leo. Boh, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Io non so. Allora vi do questa notizia. Questa manifestazione avviene in 220 città contemporaneamente. Poi ci collegheremo. Voglio dirvi questo. Ancora prima di aprire i banchetti per le firme, che abbiamo bisogno di 50.000 firme per fare questa legge popolare, sono state raccolte ancora prima di aprire i banchetti 200.000 firme. Sono cose indescrivibili! Ai banchetti! Firmavano di nascosto quelli della Digos! Firmavano anche i cani lupo! Signori, quelli delle scorte, dei parlamentari inquisiti, hanno dichiarato a Milano e a Torino che si sono rotti i coglioni! Io non so cosa, gli occhi si perdono tutto, io voglio solo dirvi perché abbiamo fatto questa, come nasce questa manifestazione. L'8 di settembre, perché l'8 di settembre? Perché l'8 di settembre
è stato il giorno della disfatta degli italiani, 8 settembre 1943, quando i Savoia hanno lasciato il popolo italiano allo sbando, e da quella data lì non è cambiato niente! Italiani! Dobbiamo ridere, non dobbiamo incazzarci! Dobbiamo ridere, dobbiamo dentro! È una grandissima soddisfazione questo 8 settembre, perché finalmente questa gente che è in Parlamento, che non rappresenta più nessuno, perché non sono stati eletti da nessuno, italiani, dovremo riportare le cose al loro senso naturale. Quando parliamo di abusivi, naturalmente pensiamo ai lavavetri, ai posseggiatori e alle puttane, mentre i veri abusivi sono nel nostro Parlamento. Ora ve li elenco uno per uno. Berruti Massimo Maria. No, sono 25, stiamo qua fino a stasera. Se poi ci metto i prescritti, 2 giorni. Quando sono a mano invitato a parlare al Parlamento europeo, un comico, non è mai successo. Sono andato lì e c'erano i parlamentari svedesi, olandesi, che mi guardavano così. C'era una giornalista inglese dell'Herald Tribune, il più prestigioso giornale del mondo, l'Herald Tribune, che è stato l'unico giornale a pubblicare 3 anni fa la lista dei condannati, mi ha chiesto: come va in Italia? Li avete mandati via i 25 condannati? E io ho risposto: ne è andato via uno. Ma se andate avanti così in 200 anni ce la fate. Bene, signori, Bruno Berruti Maria, Massimo Maria, Forza Italia, favoreggiamento. Biondi Alfredo, Forza Italia, evasione fiscale, reato poi depenalizzato. Bonsignore Vito, corruzione. È uno che, dato che ha una corruzione fatta bene, l'hanno messo nella commissione antimafia. È bellissimo. Borghezio Mario. No, il reato è incendio aggravato, ha visto 2 accattoni, gli ha dato fuoco, mi è scappato il fiammifero. Bossi Umberto, col tricolore mi ci pulirò il culo, ve lo ricordate? Berlusconi, 10 domande, Berlusconi mafioso, ve lo ricordate? Sul suo giornale cosa diceva? E adesso nella sua villa con le braghe di gabardi in canottiera. Bene, Bossi Umberto, finanziamento illecito e istigazione a delinquere. Cantoni Giampiero, Forza Italia, corruzione e bancarotta. Carra Enzo, Margherita, falsa testimonianza. Cirino Pomicino. Corruzione e finanziamento illecito, anche lui è stato promosso alla commissione antimafia. Un giorno mi chiamò, mi scrisse una lettera, io lo chiamai perché è uno psichiatra completamente fuori, e mi disse: signor Grillo, lei fa una confusione totale, lei confonde la giustizia con la politica. Ho detto: vai a fanculo! De Angelis Marcello, banda armata, associazione sovversiva, AN. Delia Sergio, rosa nel pugno, banda armata e concorso in omicidio. Sono sottosegretari al Parlamento questi. Dell'Utri Marcello, false fatture, falso in bilancio e frode fiscale.
Del Pennino Antonio, finanziamento illecito, Forza Italia. De Michelis Gianni. Ancora lui è vivo, lo capite? Pavarotti muore e questo qui è vivo, porca puttana! Neanche Dio è più democratico! Farina Daniele, Partito Rifondazione Comunista, fabbricazione, detenzione, porto abusivo di ordigni esplosivi. Andava in giro con due candelotti, hanno detto ma cosa fa? Ma resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e inosservanza degli ordini dell'autorità. Iannuzzi Lino, Forza Italia, diffamazione aggravata. La Malfa Giorgio, Forza Italia, finanziamento illecito. Maroni Roberto, Lega Nord, resistenza a pubblico ufficiale. Non hanno... Signori, per cortesia, non sono più nessuno queste persone qui, calmatevi! Non dovete neanche più fischiare! Non dovete neanche più fischiare! Mauro Giovanni, Forza Italia, diffamazione aggravata. Nania Domenico, AN, lesioni volontarie personali. Petroiello Aldo, UDC, finanziamento illecito. Previti Cesare. Ma no, ormai depennato. Poverino, mi fa anche pena. Ha corrotto un giudice per conto dello psiconano e ci ha rimesso lui e lo psiconano è ancora lì. Sterpa Egidio, Forza Italia, finanziamento illecito. Tomasini Antonio, atto pubblico, falso in atto pubblico. Visco Vincenzo, abuso edilizio. Una cosina così. Poco. Dobbiamo dargli tempo che combini qualche casino. Vito Alfredo, Forza Italia, corruzione, che è, diciamo, è nella commissione antimafia. Vito Alfredo. Signori, quello che voglio dirvi che è questo. Questo è un successo straordinario, dobbiamo riportare la politica verso i cittadini, la politica la dobbiamo fare noi tutti i giorni, un pochino sempre di più, tutti i giorni quando facciamo la spesa, quando andiamo in autobus, quando siamo fermi ai semafori, quando andiamo a scuola, siamo noi che facciamo la politica, bene. Hanno affossato, hanno buttato nel cesso un referendum nel 92, nel cesso buttato. Allora questo movimento qua, in 200 città, in 30 città estere, da New York, ci collegheremo da Dublino, da Tokyo, Londra, Parigi. Gli italiani all'estero che prendono le firme e ce le mandano perché sono stanchi di vergognarsi di essere italiani. E Valium, che abita qui, dicono che abita qui Valium, l'hanno visto. Abita qui, l'hanno visto allontanarsi. È nato a Bologna, io non lo so perché sto chiedendo, ma scusate, Prodi è nato a Bologna, i bolognesi dicono no. A Reggio Emilia. Dove? A Soliano. Va bene, ma che cazzo ne so io dove è nato? Chi se ne frega? Comunque se n'è andato e ha detto una cosa prima di andarsene, sempre ai soliti giornali, vergognosi. Ha detto che bisogna che la politica si riavvicini ai cittadini. Se n'è accorto troppo tardi, perché se oggi i cittadini si avvicinano leggermente ai politici, io non glielo consiglio, perché quando un politico che dovrebbe rappresentare i cittadini entra in una macchina blindata, va nel suo ufficio antiproiettile, entra in Parlamento, vuol dire che è scattato qualche cosa, vuol dire che ha paura dei suoi cittadini. Italiani!
E adesso si sfogano, adesso si preoccupano della sicurezza e confondono la sicurezza con la legalità, la percezione della sicurezza. E allora ecco che Amato si sveglia e dice che se la sinistra non ha una svolta sulla sicurezza immediata sui cittadini, ci sarà una sterzata fascista. Amato, questo nano, Amato, vorrei chiedere ad Amato, dov'eri Omino? Omino, dov'eri quando facevi il cassiere del Partito Socialista e parlavi di legalità, dov'eri? Dov'eri quando eri presidente dell'antitrust? Forse eri all'università a studiare Platone e intanto ti sfuggiva di mano il caso Parmalat, il caso Telecom, i bond argentini. Vaffanculo! Una svolta fascista, quale svolta fascista? L'unica svolta che bisogna fare è prenderli a calci nel culo, porca di una puttana! Dov'era Amato? Dov'era Amato l'anno scorso? Quando con l'indulto sono usciti 26.210 pregiudicati, porca puttana! Dove sono? Quanti omicidi, quante rapine, quanti furti hanno fatto? Chi li paga i danni? Chi li paga i danni? Il figlio dei due coniugi, stuprati, cazzo, da questi albanesi, stuprati in casa vicino a Treviso. Dovrebbe essere qui o in contatto telefonico. Ci parleremo stasera. Chi paga i suoi danni? Mastella, si dovrà vendere Mastella i suoi 26 vani presi in centro a metà prezzo. Vaffanculo! Mastella mi fa impazzire. Io non ci credo ancora che questo equivoco possa rappresentare una delle cariche così importanti dello Stato. Mastella ha aperto un blog, tutte le volte legge il mio, poi vuol darmi una risposta a me. Dialoga con un comico, un ministro di grazia e giustizia che dialoga con un comico. Ma ve li immaginate voi Brown in Inghilterra che parla con Mr. Bean? Ma va, vaffanculo! E allora abbiamo già raccolto, abbiamo fatto questa legge, sono andato in Cassazione io a depositarla a luglio, l'ho portata in Cassazione e mentre l'ho portata, un po' d'acqua per favore, un po' d'acqua, e mentre l'ho portata lì è successa una cosa bellissima, si è avvicinato un signore con fare molto guardingo e circospetto, è venuto lì, pensavo sarà il solito spacciatore. Aprimela. Grazie. No, senza... No, togli l'etichetta, non ti devo dire tutto, togli l'etichetta, toglila. Si avvicina questo signore con fare circospetto, elegantissimo, detto sarà il solito spacciatore di crack. Invece viene da me e mi sussurra nell'orecchio queste parole, ve lo giuro sui miei figli. Mi dice, con un accento... diciamo di Oxford, e dice: signor Grillo, sono completamente d'accordo con tutto quello che fa lei. E è scappato. Ho chiesto: ma chi è questo? Chi è? Sta poco bene? Mi dice: no, è il presidente della Cassazione. Ho portato questa legge e questa legge che dovremo firmare, firmeremo ancora. E firmeremo da oggi in poi, e firmeremo, daremo il documento. È una legge popolare su tre cose. Primo punto, via tutti i condannati in via definitiva dal Parlamento domani mattina. Due, anche i prescritti,
anche i patteggiati prescritti. Due, secondo punto, importantissimo, due legislature, poi a casa, con effetto retroattivo. E poi riesumare dal cesso il nostro referendum e tornare alla preferenza del proprio candidato diretto da parte dei cittadini. Io ho scoperto delle cose, continuo a scoprire. Abbiamo un ministro che si chiama Sant'Agata. Pensavo fosse Tony Sant'Agata, un cantautore. Invece è un ministro di che cosa? È un ministro dell'attuazione, ministro per l'attuazione del programma. Ho detto, ma che cazzo di ministero è questo? Non basta una segretaria, mandatelo a casa. Si chiama Sant'Agata. Mi ha scritto su un giornalaccio tipo il Corriere. Ha scritto che io sto preparando un movimento per creare un partito europeo per le elezioni del 2009. Ti do questa risposta io, Sant'Agata, da questa piazza. Io sono per eliminarle i partiti, non farli. Vaffanculo! Bene. Ma non voglio, abbiamo tanti ospiti che devono parlare. Io credo che qui siamo di fronte a qualcosa di veramente straordinario. Da oggi in poi ci guarderanno in un altro modo. Io non è merito mio, io vorrei ringraziare i 50.000 gruppo di Meetup di Bologna che poi vi presenterò. Ragazzi straordinari che si sono dati da fare, che hanno fatto politica sul campo, vera! Politica contro gli inceneritori, contro la privatizzazione dell'acqua. Politica per avere una connettività da paesi civili, non una connettività da terzo mondo. Quindi, io credo che qua siamo di fronte a qualche cosa. Un serpente che cambia la muta. La stiamo cambiando. Da oggi in poi dovranno dar conto a noi, ma non a me. Io ho solo fatto da detonatore, è la rete. Sulla rete non si mente, sulla rete non puoi fare come il ministro Gentiloni, ministro delle telecomunicazioni che ha un blog che non risponde a nessuno, con 5-6 mila commenti da parte dei ragazzi e della gente per dire Rete 4 deve andare sul satellite e al suo posto c'è Europa 7 che ha vinto tutte le cause all'Alta Corte Costituzionale. Invece Gentiloni fa un blog come mio figlio Ciro! E scrive che lui va in vacanza, che si porta dei libri e legge Liala. Liala, Liala! E dice che lui è nato vecchio e adesso da vecchio si sente giovane. Scrive queste cose e dice che il suo passatempo preferito, ve lo giuro sui miei figli, il ministro delle telecomunicazioni, è giocare a tennis con un certo Ermete. Gentiloni ed Ermete, andate, fanculo! Bene, ora cominceremo con i primi ospiti. Dovete aver pazienza. Questa è, signori, io sono convinto di quello che dico, mi sembra, non è merito mio, è merito di questi ragazzi della rete, io ho fatto dal detonatore, ve lo ripeto. Ma qui siamo in una nuova Woodstock. Voi siete Woodstock, ma siete i grandi Woodstock del terzo millennio. I drogati e i figli di puttana sono dall'altra parte. Italia. Bene, e dato che la rete serve a dar voce a chi non ce l'ha, a dar voce a chi è solo, a dar voce a persone per non lasciarle sole
E qui il mio pensiero va a un ragazzo che fa il mio mestiere in un modo più forse colto, forse è migliore, un grande scrittore, si chiama Roberto Saviano, che vive in clandestinità. Bene, io voglio presentarvi dei ragazzi adesso, dei ragazzi che arrivano dalla Calabria arrivano e hanno coniato uno slogan, e lo slogan è agghiacciante, e lo slogan si chiama "E adesso ammazzateci tutti". Ve li voglio presentare, venite su. Ecco, ecco l'antipolitica, eccola qui. Mi hai dato un microfono? Microfono. Di qualcosa tu. Sei tu adesso il protagonista, vai. Noi vogliamo far vedere il bello che c'è in Italia. C'è una grande generazione, perché l'Italia non è un paese di mafiosi, la Calabria non è un paese di mafiosi, è una terra bellissima e noi lo diciamo con orgoglio, sappiamo che le persone oneste sono molte di più oggi in Italia, gli onesti siamo di più, ci siamo anche purtroppo rotti le scatole, perché se è vero che oggi il Parlamento conta 25 condannati in via definitiva, purtroppo la politica calabrese non risponde positivamente allo strapotere dell''ndrangheta. Non risponde positivamente perché abbiamo il 63% di consiglieri regionali inquisiti, allora, per reati che vanno da truffa, abuso d'ufficio, associazione per delinquere, allora, voto di scambio, stanno lì a rappresentare noi e sono la maggioranza da una parte e dall'altra. Posso dire una cosa? Non è vero che c'è l''ndrangheta e non è vero che non ci sono le istituzioni in Calabria. Le istituzioni si sono trasformate come nel terzo episodio di Guerre Stellari. I buoni sono diventati cattivi. Oggi la mafia non è più come prima. La mafia è stata corrotta dall'interno, dalla politica. È lo Stato che è diventato la mafia! Vaffanculo! Devi dire ancora qualcosa? Un'altra cosa, soltanto. Vai. È vero che da una parte c'è la politica, dall'altra ci sono dei carabinieri, dei poliziotti, dei magistrati sottopagati che muoiono per strada, magari ai magistrati anche senza l'aria condizionata, a fare le indagini d'estate sui politici, sulla massoneria deviata, sulle collusioni col malaffare, la mala politica e la mala sanità. Però è questa la cosa fondamentale, perché oggi Bologna, così come il saluto che deve andare a tutte le piazze calabresi che stanno facendo quello che facciamo noi qui, perché oggi Bologna? Perché i ragazzi di Locri sono diventati i ragazzi d'Italia. Ci sono ragazzi a Bologna, a Venezia, a Torino, a Milano, a Roma, che credono nella lotta contro la mafia, per la legalità e per l'etica. E sono i ragazzi che sono bene. Qui. Basta. Grazie. C'è anche Rosanna, che è la figlia di un giudice, del giudice Scopelliti. La sua battaglia la fa in Calabria e noi dobbiamo delle risposte, perché l'omicidio, forse okay. A Roma qualcuno sa qualcosa ancora, un giudice di Cassazione che doveva dire sì o no alle condanne che Borsellino e Falcone e Palermo, il pool di Palermo, avevano fatto ai boss di Cosa Nostra. Grazie. Rosanna è qua. Grazie Danilo, Dino, Jessica, Agostino, Mario, Maria e... grazie a tutti. Manculicani, mannaia, santo sticchia apostolo. E adesso ho il piacere, l'onore di presentare un vostro cittadino, uno che fa il mio lavoro con passione, con cultura, è un tagliando della mente, è una delle persone più... Sì, arrivo, dai, sì. Sì, lo diciamo. Prego. Sì, lo so, devo dire tutto, però arrivi col megafono, io ti dico tutto quello che vuoi, perché mi fai paura. Bene. Ah, mi devo presentare questo personaggio di Bologna,
ed è un personaggio di una generosità estrema, una generosità di quella che non si vede sui giornali. È una delle persone più generose che abbia conosciuto. Bergonzoni. Grazie. Grazie Grillo. Ciao. Grillo. Grazie. Grande appuntamento. Appunti per un appuntamento. Grillo ci ha dato il modo. E a me viene il modo alla gola. Bisogna dire, fare, far combaciare il dire con il fare. Firmamento, cioè andate a firmare, andiamo a firmare, testa, senza mento, testa, usare la testa, altrimenti la penitenza la facciamo noi, i condannati siamo noi se non cambiamo. Questa volta indicare non è maleducato, la sollevazione popolare, Grillo diceva una sollevazione popolare, per vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dentro. Fanno i 200 all'ora i politici, certi politici, 200 all'ora. Sono stato inquisito e allora, sono stato condannato e allora, non me ne andrò mai e allora, sono colluso e allora, non me ne frega niente e allora, è velocità questa, vanno fermati per la velocità. Dobbiamo montarci la testa, montarla, l'abbiamo sul comodino, va montata, a vita, se no non funziona, la testa va montata. Chi è steso al potere a prendere il sole, ci prende il sole, non voglio il sole, voglio il sole, non chiedo la luna, lo voglio il sole. Non ce ne facciamo una ragione, cerchiamo tutte le ragioni, usiamo le furbici per tagliare, le furbici per tagliare. Gli spenti, abbasso gli spenti, non siamo spenti, noi non andiamo a elica, andiamo a reazione, questa piazza è una reazione, c'è una monarchia che ci piace, il suo re è reagire e responsabile, sono i due re che noi vogliamo, reagire. Certe volte siamo avversari del cane ma amici dell'osso, siamo conniventi, ribelliamoci, tornare al bello, ribello, rivoglio il bello, la meteorologia sociale, culturale, antropologica, filosofica, dove siamo arrivati, il problema non è dove siamo arrivati, è quando cominciamo, oggi, cominciamo oggi, ora, è la cosa importante. Dice ma... è una forma di violenza, la violenza brutta e cattiva non mi piace, ma siccome c'è quella bella e buona, usiamo la violenza bella e buona, devono dormire preoccupati, non possiamo solo chiedere degli autografi alle persone, dobbiamo anche dire non va, chiediamo a certi giornalisti che vanno a chiedere a una persona che non è ancora condannata, che cosa ha fatto o al padre di un bambino morto, cosa si prova ad avere un figlio morto. Chiediamo a quel giornalista di andare da un'altra parte, non lì. Questa non è politica, è cultura, chi è stato? Noi siamo stato, chi è stato? Noi siamo stato. Loro sono stati? No, no, non so. Ma loro non sono stato, vanno contestati e lo Stato è uno Stato pietoso? Non lo so, non lo so. Cerchiamo di essere maiuscoli, l'uomo deserto in sabbia e vende miraggi, non si può. Il popolo degli zittiti non esiste, gli zittiti non esistono. Attenzione ai mezzi di distrazione di massa. Beppe Grillo ci ha raccontato cose che potevamo forse sapere prima, ma ci sono i mezzi di distrazione di massa. Certa televisione, certi reality, certo calcio, certe ore spese a casseggiare. E intanto pensiamo ad altro, meno morbo di Chronic, il morbo della cronaca, meno cronaca, parliamo d'altro. A forza di ridere restano, basta scherzarci sopra, dobbiamo non starci sotto. Il campanello d'allarme, lui l'ha suonato, abbiamo suonato il campanello, possiamo andare su e vedere cosa c'è suonando il campanello d'allarme? Questa è la domanda.
L'intelligenza e l'onestà sono una dogana, non passano tutti. Scendiamoci in testa, non basta una piazza. Ogni giorno possiamo fare una manifestazione interiore, nella propria testa. L'abbiamo un'anima o abbiamo solo un corpo? È una domanda, è una domanda. Siamo feriti dall'illegalità e le bende ce le mettono sugli occhi. Non è lì che vanno le bende. Protesta interiore. E l'altra domanda che mi faccio è importante vedere perché Tanzi è arrivato lì. La domanda, cosa facciamo nella scuola e nell'università perché non si formino industriali di quel genere? Cosa si fa? Questo è il tema. Abbiamo, sì. Chiudo. La casa di tolleranza, torniamo a casa, non tolleriamo più, non tolleriamo più, non tolleriamo più. I partiti dei partiti, grazie Beppe. Ciao, grazie. Grazie, pensare. Alessandro Bergonzone, grazie di essere venuto. E allora, sembrava che non ci fosse un'altra Italia che potesse reagire. Pensavo, tanta gente pensa che non ci siano persone in grado di poter fare politica o non fare politica. Scusami, poi ne parliamo sicuramente. Bene, me lo fermate con qualche puntura quello lì per favore. Abbiamo adesso una persona che ce lo invidiano da tutto il mondo e noi l'abbiamo abbastanza criticato. È un uomo che dà il proprio lavoro. Ha fatto cose straordinarie, ha creato ospedali nel mondo, là dove c'era la guerra, lui ha creato degli ospedali. Dovrebbe prendere un Nobel. Ce l'abbiamo in collegamento telefonico, Gino Strada. Aderisce anche lui. Ciao Gino! Gino, ci sei? Ah, sarebbe bellissimo se ci fosse, ma passi attraverso la Telecom. Quindi sparisci anche tu lì. La Telecom. Mi viene... Che paese strano questo. Quando c'è... Mi dici se c'è, che paese strano che è questo. È un paese veramente strano, perché qualche mese fa, io che faccio il comico, sono andato al consiglio di amministrazione dei piccoli azionisti della Telecom. C'ero io a fare e a combattere per gli interessi dei piccoli azionisti. Bertinotti era su un monte in Grecia. E sono andato lì a sputargli in faccia quello che è il libero mercato, quello che è la borsa, quello che è la convivenza oggi. La connivenza, Aldo, quando è in linea me lo dici. A sputargli in faccia a questa connivenza di banche, mezzi di informazione, politici e aziende. Tutti insieme sono sempre le stesse persone che rovinano questo paese. Sono sempre le stesse persone. E sono andato lì e allora ho fatto una share action. Ho detto raccolgo le firme e non l'ho abbandonata questa cosa. Adesso c'è l'8 settembre, ma tra un poco ci sarà la nuova assemblea della nuova Telecom e io sarò là e io ho fatto la share action attraverso la rete. Ho chiesto ai piccoli azionisti di darmi la delega per poterli rappresentare al consiglio di amministrazione. Signori, ho l'onore di dirvi che io ho preso 175.000 deleghe di piccoli azionisti e attualmente sono il maggiore azionista della Telecom. Che paese! Ci siamo? Bene.
neanche un collegamento con le piazze? Milano. Bene, allora io chiamerei sul palco due persone straordinarie, perché questa è la festa, è una festa della società civile, di persone reali. Vorrei chiamare qui un padre e una madre che hanno avuto una disavventura tremenda. Si chiamano Aldrovandi. Ve la racconteranno loro. Mi ha sorpreso la straordinaria calma di queste persone, che hanno mantenuto la calma e hanno fatto cose straordinarie. Hanno aperto un blog, hanno informato la gente. Dove siete? Ci siete? Venga, signora. Venga, venga. Grazie di essere venuto. Vieni. Vieni, dagli il microfono. Ehi. Mi dispiace, ma questo è... Dite la vostra in due parole quello che avete passato. Grazie. Grazie, grazie Beppe per questa opportunità grandissima che per noi è meravigliosa. Noi siamo i genitori... Noi siamo i genitori di Federico Aldrovandi, un ragazzo che ha trascorso l'ultima serata della sua vita qui a Bologna. Era venuto ad ascoltare un concerto, aveva 18 anni da due mesi soltanto, e purtroppo al ritorno, mentre tornava verso casa, dopo che aveva salutato gli amici e nel tratto di strada che voleva percorrere a piedi, ha incontrato quattro poliziotti che non sappiamo ancora per quale motivo l'hanno picchiato fino a ucciderlo. Bene. Probabilmente Federico si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La polizia stessa ha detto che non c'era alcun motivo di fermarlo. Ma forse un ragazzo che cammina da solo per strada vicino all'alba era qualcosa di intollerabile. E così ancora quei poliziotti non hanno mai parlato, si sono sempre rifiutati di rispondere, non hanno parlato né con noi tantomeno, non si sono mai assolutamente pentiti, e non hanno nemmeno risposto a... Aspetta. Purtroppo è così, qui abbiamo sentito parlare di mala politica, mala sanità, ma quello che ha subito Federico e che noi come famiglia e che penso tutti i ragazzi del mondo hanno subito è un caso di mala polizia. Possiamo chiamare se vuoi. Ci vuole coraggio a venire qua a dire queste cose. Quindi... Sì, mi ero scritta una traccia, ma preferisco forse parlare così. Sì, sì. Si sente, si sente. Ma qui solo affetto hai. Solo del grande affetto. Beh, io sono qui per dire che purtroppo il mondo che abbiamo incontrato attraverso la tragedia di Federico è... va molto oltre la peggiore immaginazione, cioè le persone che dovrebbero difenderci, tutelarci, oppure difendere i più deboli, i ragazzi, in realtà hanno ucciso Federico. Sappiamo che lo fanno con molte altre persone che non possono difendersi e di cui forse non sapremo mai nulla. È terribile però anche che i superiori di questi agenti che si sono comportati in questo modo delinquenziale, sono assassini. Infatti vi ricordo, il 19 ottobre comincia il processo in cui sono imputati di omicidio, ma quello che si aggiunge alla tragedia già accaduta è che
la polizia stessa, cioè i loro superiori, alcuni loro superiori di allora, non volevano che si sapesse quanto era accaduto. Adesso è in corso. È in corso un'indagine parallela, un'indagine bis, che vede indagati funzionari della polizia che allora erano in servizio quel giorno e che hanno, ormai si sa, occultato, nascosto delle prove e contraffatto degli atti. Aspetteremo questa data tutti insieme e terremo vivo questo ricordo, perché nella speranza che non si dimenticano queste cose. Col blog vi seguiremo sulla rete e staremo vicino a voi per questa avventura. Sì, beh, io devo dire, ho preso esempio da te veramente, perché nel momento in cui eravamo assolutamente soli e disperati, abbiamo usato la rete sul tuo esempio ed è stato grandioso, e questo è il mezzo di informazione più grande. Vi ringrazio perché state dando voce a Federico. Quelle urla di basta e aiuto adesso sono ascoltate. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Ah. Signori, ora un'altra testimonianza. Sempre se fatevi vedere che siete voi i protagonisti. Zoomate un po', zoomate un po'. Allora, un altro bolognese doc, un uomo che mi ha fatto conoscere la differenza tra la sicurezza e la legalità, un uomo che ha sempre vissuto nella legge, un giudice, ed è un giudice col senso dell'umorismo straordinario. Si chiama Norberto Lenzi, è di Bologna ed è... L'ho conosciuto perché lui è uno che ha emesso una sentenza di assoluzione su tomba, e la sentenza di assoluzione diceva assolto per non aver capito il fatto. Norberto Lenzi, due parole dal tuo punto di vista di magistrato, grazie. Grazie. Buonasera. Io credo che Grillo mi abbia chiamato a parlare qui perché si vergogna un poco di me, perché lui dice che fra i magistrati che conosce sono l'unico che non ha mai avuto un procedimento disciplinare. Allora, te la sei preparata, eh? Allora vedrò di accontentarlo questa sera, anche perché dopo 40 anni di servizio sono ormai fra quelli che Berlusconi, con la sua amabilità, definirebbe magistrati terminali. Io allora pretendo che sulle proposte che usciranno da questa piazza e da tante altre piazze italiane sia pronunciata una parola chiara, e non le solite frasi di circostanza, da parte di quei politici che ci stanno promettendo il rinnovamento. Penso in primo luogo a Veltroni, ma anche a Cofferati, che tanto si è prodigato per la legalità cittadina. E allora, siccome si parla di rinnovamento, io vorrei sapere da che parte cominciare. Ciampi ha cominciato a dire adesso largo ai giovani dopo 7 anni di presidenza. Io continuo più a fidarmi di Scalfaro e di Ingrao che non della Brambilla o di Calderoli. Sì, ok. Grazie. C'è un grande rinnovamento anche nel mondo imprenditoriale. Grandi complimenti hanno ricevuto gli industriali per aver promesso l'espulsione di chi pagherà il pizzo, per aver avuto questo coraggio. Ma di quanto coraggio ci sarà bisogno per espellere chi paga tangenti, chi assume lavoratori in nero, chi non paga le tasse?
Non mi risulta. Grazie. Non mi risulta che abbiano espulso Tanzi, così come a suo tempo non hanno espulso Ligresti e tanti altri. E allora perché non cominciare dalle cose più semplici, dalle cose che diciamo qui? Perché non cominciamo a mandar via dal Parlamento i pregiudicati? Guardate, grazie. Non sarà una cosa semplice, perché qualcuno ha perfino detto che il Parlamento è lo specchio del Paese. Io credevo che in Parlamento dovessero andare i migliori e che la politica dovesse precedere, non seguire la gente. Altrimenti, se fosse così, allora anche i pedofili, anche i rapinatori potrebbero rivendicare le loro quote, oggi ingiustamente prese dai tangentisti e dai corruttori. Grazie Lenzi. Non ho finito, non faccio maleducato. Stai avendo troppo successo. È l'invito del comico. Bisogna anche ridefinire il concetto di etica. Se è vero che Mozzi è andato a Lourdes sullo stesso aereo con il cardinale Ruini, se è vero che Cuffaro sta andando a Santiago di Compostela distribuendo coppole come se fossero souvenir. E allora, se in galera ci devono finire solo i lavavetri, io mi sento di sfidare l'accusa dei cooperati di ben altrismo, dicendo con forza che sono ben altri i colpi di spugna che hanno affossato la giustizia in questo paese. Grazie Lenzi, grazie. E ora? Vieni Lenzi, vieni in Cassazione, vieni. Mi richiamo. No, finisci, no, era una battuta. No. Finisci brevemente perché ti sta andando via la voce. No, volevo dire che allora a questo punto non è più il momento di voltarsi dall'altra parte. Non è più il momento di pensare che ci sono altri allora, che possono fare le cose al posto nostro. Noi non ci dobbiamo più chiedere per chi suona la campana di Peppe Grillo, perché la campana, come sempre, suona per voi. Grazie, giudice! Grazie. Dunque, ci arrivano... Ecco, vorrei... Se avete un secondo di pazienza, farvi vedere una testimonianza sul video di un grande cantante rock che è con noi sul video, non è potuto essere qui fisicamente. Ed è di nuovo uno più o meno della vostra terra, Luciano Ligabue. Ecco il video. Ciao a tutti, vi rubo 2 minuti sperando di non annoiarvi troppo. Allora, sotto gli occhi di chiunque, il fatto che la politica e il paese reale vivono su 2 mondi staccati, non c'è nessuna congiunzione fra le 2 parti. E questo perché la politica è arroccata su se stessa e questo perché il paese reale non si fida più del sistema politico. Io credo che fare politica seriamente, cioè nel senso di seriamente far funzionare un paese, seriamente riuscire ad ascoltare tutte le parti che lo compongono, seriamente riuscire a far stare un paese al passo coi tempi, sia un mestiere difficilissimo. E proprio per questo servono persone speciali che soprattutto abbiano un forte senso etico. Ecco, allora io voglio a proposito ringraziare Beppe Grillo, non solo per il solito coraggio, per la solita cocciutaggine e anche per il fatto che continua ad essere il guastatore che è, ma anche perché ha fatto delle proposte che per questo sistema politico sicuramente sono cazzutissime, ma nella realtà sono normali proposte di buon senso e soprattutto sono proposte che possono veramente permettere alla politica di essere molto più vicina alla gente. Mi piace moltissimo il fatto che queste proposte siano di leggi popolari, perché ogni tanto dobbiamo ricordarci tutti quanti che i politici non è che sono lì
perché sono lì e quindi loro fanno i loro comodi e noi dobbiamo accettare con rassegnazione tutto quello che non ci piace. In realtà i politici hanno la funzione di essere lì per rappresentarci, quindi dar delle risposte chiare ai nostri bisogni, desideri e aspirazioni. Quando ci ricorderemo con forza che questo è quello che dobbiamo pretendere da loro, forse un minimo di avvicinamento ci sarà. Nel frattempo, grazie ancora a Beppe e auguri a tutti. Ma se mi avessero detto un giorno che io avrei avuto una cartellina in mano come Pippo Baudo, mi sarei ammazzato da piccolo. Bene, adesso ho tre personaggi fantastici, ve li voglio presentare. Piano piano loro si siedono, poi capirete chi è. Sempre uno dei più grandi architetti che ci sono oggi, credo in Europa e nel mondo, che vive a Bologna, di origine polacca, alla cattedra di architettura qui a Venezia. Signori, Massimo Majovieschi è qua, è un signore che si siederà lì adesso, è un architetto che ci spiegherà una cosa straordinaria, come oggi i comuni gestiti da persone che non abbiamo eletto noi, ma gestiti da funzionari di partito, svendono il territorio. Svendono il nostro territorio senza dirci niente, assolutamente nulla. Devono imparare che prima di prendere qualsiasi decisione devono consultare i cittadini, porca puttana. E invece che cosa fanno? Majovieschi, siediti un attimo. Che cosa fanno invece? Hanno i soldi, le sovvenzioni dalle nostre tasse e parlano di cose che non capiscono. Allora prendono i più bravi architetti del mondo, prendono gli architetti spagnoli, gli architetti russi, per fare delle cose, per avere l'alibi di fare delle cazzate tremende. Allora gli architetti, come si deve, ci sono e bisogna farli parlare. Uno di questi è Majovieschi, che ora vi fa vedere due o tre cose. Vai Massimo, possono partire le immagini, vai, Pallante, vieni, sedetevi lì. Sì, 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 bene, bene. Ecco, vi ringrazio molto dell'invito, perché posso dire due o tre cosette che è impossibile dirle. Normalmente mi tocca parlare a 30 persone, a studenti, che sono molto pochi. Qui per me è una cosa completamente fuori dall'ordinario. Ad ogni modo, ecco, mi sembra di essere un cantante, è un sogno. Sei, che sei una pop star oggi. Sì, sì, sì. Vai. Ecco, io ho fatto queste cose qua e per quello, solo per presentarmi, lo stadio di Roma, poi vai avanti, lo stadio delle Alpi e anche questo nel Braga in Portogallo e altri ponti eccetera eccetera. È solamente per dire che ho voluto criticare qualche cosa. Andiamo avanti. Ecco, la prima critica che avevo fatto era sul ponte di Messina, che io ho scritto sul blog di cosa, trattando di far capire a tutti qual era la situazione reale. E colgo l'occasione per il fatto che hanno scritto molti al blog come risposta a quello che avevo scritto e devo dire a tutti quanti che in realtà il ponte, tutti hanno detto lì, hanno scritto, detto ma sarebbe una cosa italiana, stupenda. In realtà non è vero, perché la gara era fatta da due componenti e dietro c'erano l'ingegneria danese e giapponese, pertanto non sarebbe stato neanche italiano, anzi avremmo fatto la figura dei fessi, di quelli che non sanno più né costruire né progettare. E questa è la risposta, diciamo. Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti, tanto vai, che vai, vai. Io avevo diffuso anche il Musmeci, che era quella bella. Andiamo avanti. Vai. L'altra cosa è la informatica nell'architettura. Che cosa ha combinato questa terza rivoluzione? Guardate, con questo programma KTA, con questo rinoceronte, andiamo avanti. Ecco, che si fa? Sono dedicati alla modellazione di sedie, di macchine, eccetera, ecco, eccetera. Quello che voglio spiegare... L'hanno scoperto gli architetti. Sì, una parentesi. E come progettano oggi i grandi architetti? Con questi sistemi computerizzati, tridimensionali.
sono dei software che si chiamano Cattiari, no? C'era quello che vi fa vedendo. Allora, se andate per esempio a Barcellona, andate al Museo Guggenheim di Paul... Sì, di Gehry. Di Paul Gehry. Oddio, come ha fatto a progettare? A cosa fanno gli architetti? Sapete come ha progettato quel museo lì? Uno dei più grandi architetti, ma l'ha anche detto per prendersi per il culo e l'hanno preso sul serio? Ha preso un foglio di giornale, l'ha pallottolato, l'ha buttato per terra, poi ha visto la forma tutta pallottolata, ha messo una telecamera all'interno del foglio stropicciato, la telecamera ha registrato gli spazi vuoti all'interno del foglio stropicciato e hanno costruito un edificio che ora vi faccio vedere. Sono pazzi! Vai! Ecco, vai avanti che si vede. Vai a vedere. Ecco, per esempio, vedi, la stessa cosa. Questo è stato progettato da Alvar Aalto e ce l'ho davanti in scrivania. Ed è fatto con questa... Adesso si fanno gli edifici così, ossia non è più architettura, ma è industrial design, insomma. Questo... Quello esiste? Sì, esiste in Olanda. Adesso, per esempio, questo qua, che differenza c'è tra un oggetto qualsiasi? Si dimenticano le funzioni che ci sono dentro, che ci vivono le persone. Basta fare scenografia, perché si vende solo il fumo ormai. Diciamo se sei un pennarello, stai benissimo in un grattacielo ecco, così. Ecco, addirittura nella stampa comune c'è la città della vanità. Vai avanti. Per esempio, quello che si chiama effetto Bilbao oggigiorno. Ecco, questo è quello che si diceva della prova. Andiamo avanti. Di Bilbao. Andiamo avanti. Vedete, dietro il vestito, guardate cosa c'è. Sembra addirittura già decostruito, come si dice oggi nella scrittura. Sembra crollato. Sembra già crollato. Ecco, questo è il problema dell'ingegneria. Questo lo stanno facendo in Cina, se non sbaglio. Andiamo avanti che si vede anche quello. Guarda, ecco, dopo tutti gli imitatori, andiamo avanti velocissimi. Ora, capite che queste cose le fanno sul serio, con i soldi pubblici. Vai. Tu che ridi con i tuoi soldi. Vai. Che cazzo ridi? Vai. Ecco, questo è lo schizzo dell'architetto, dopodiché diventa, guarda, vai. Avanti. Ecco, è tutto lì. Non l'avevo mai visto. L'idea è quella, ecco. E guardate il pasticcio per il povero ingegnere dopo. È un delirio. Questo è il pastrocchio. Sei proprio, girati di là perché ti viene l'esaurimento. Vai avanti, vai pure. Ecco. Vai, ecco, queste sono. Ecco, questo sembra già dopo un sisma, in realtà è così, non è che è già fatto, è già crollato. Andiamo avanti, l'altra, ecco anche questo. Perché dritto non è più di moda, bisogna farlo tutto storto. Io ho visto quello perché... che è il portiere di quello. Ecco, guarda, una scatola sopra l'altra, andiamo avanti. Chi lo fa? Ecco, questi sono quelli di Milano, no? Allora c'è quello più alto che è tutto storto, che guarda il poveretto, che è più piccolo, che è depresso perché vede che... Sono uccelli, sono peni, ecco. Sono i peni. Fanno l'architetto chi ce l'ha più lungo, hai capito? Ecco. Chi ce l'ha rovesciato, chi ce l'ha strozzato al centro... Dice, ecco questo che è una chiappa mosche, guarda lì che andiamo avanti, che ce n'è di tutti. Ecco, questo lo vedrete nelle prossime Olimpiadi, è lo stadio olimpico di Pechino, 40.000 tonnellate d'acciaio, con 6.000 si fa uno stadio in genere. È così che questo dispendio di energia valeva la pena, è così bello, la questione non si poteva fare. Ma le squadre cinesi sono di 128 elementi. Doveva sembrare un nido, sì, ecco, certo. Questo, vai avanti, guarda il nido com'è, guarda, avanti. Ecco, questo è un pezzo del nido, vai avanti, veloce, tanto. Vai. Ecco, questo altri, vai pure che... Queste sono le cose che vedremo in futuro, Vediamo. Ma si può avanti, fare una roba così? Avanti. Un sedile di un bambino, questo. No, è un'occa o che non sì, so sì, che. Sì. Ecco, sono tutte nella letteratura tecnica, avanti. Ora. Ecco, questo è un edificio in Olanda, è un grattacielo che sembra una mummia che va in giro per la città. È un delirio, ma io non ho mai visto, ma le fanno queste cose qua, porca puttana le fanno, me l'hanno fatto uno qua sull'autostrada, Calatrava, quello spagnolo, Calatrava, sì, sì. Calatrava lo prendono per il culo in tutto il mondo, perché dicono che fa i ponti da lì a lì, cioè che non vanno da nessuna parte,
Ecco. Calatrava ha fatto, e lui è di Venezia. Ora ci arriviamo. Faccio vedere cosa fanno. Vai avanti, che è meraviglioso. Avanti. Il delirio in questo ecco, paese. Ecco, questo è da lì. Ecco, l'hanno scambiato per un nuovo edificio. Dice, anzi, uno mi ha detto, guarda che idea fantastica tra un edificio e l'altro, un bel ascensore inclinato. Invece è un quadro di Salvatore Dalì. Sì, vi dico questo ponte che stanno facendo a Venezia, che secondo lui tra un po' succederà qualche casino, perché non regge. Hanno fatto un ponte che unisce il piazzale, come si chiama? Piazzale Roma, dove arrivano le macchine, unisce la stazione. Come se uno arriva a Venezia e dice, dalla stazione dice, vado un po' a vedere che macchine ci sono nel piazzale. Oppure uno che arriva in macchina sul piazzale dice, vediamo chi è sceso dal treno. Ma vaffanculo! Che buono. Le andiamo conclusioni, avanti. Vai. Dopo finiamo. Ecco, la faccenda è che qua abbiamo un know-how molto grande, nel senso che sappiamo e possiamo far di tutto. Se non ci chiediamo più il know-why, perché? Perché, ecco, e per esempio nelle passerelle, così arriviamo a quel ponte, prima si facevano per andare da qui a là. Andiamo avanti. Adesso, invece, questo è Steinberg, vedete, da A a B, mano a mano, per essere sempre più sofisticati, faremo qualcosa del genere, piano piano arriveremo a quello. Andiamo avanti, vediamo. Ecco, queste sono le nuove generazioni, sempre più impasticciate. Andiamo avanti. Vedi, qua le strutture tutte sbilanciate, che così costano 4-5 volte di più. E per andare da A a B, invece, facciamo tutto il giro così. Così. Ecco, questo, ecco, ma come adesso questo è già stato scoperto, il prossimo sarà tutto così, ecco perché. E Venezia, l'hanno appena montato. Io so tutta la storia, potrei stare qui un'ora, però non. Diciamo che questo è costato 2 milioni di euro, adesso costa 14 milioni di euro. Sono 7 anni per farlo. Ecco, si poteva spendere meglio questi soldi qua. Andiamo grazie. Avanti che fai vedere. Finiamo. Ecco, questi a Rialto l'hanno fatto a mano in tre anni, nel 500. In tre anni. E questa è la tecnologia. Ecco. Per esempio, ci sarebbe per i politici, ci sarebbe l'analisi del valore che dice che ognuno si prende le responsabilità, vale la pena fare una cosa. Guardate qua a Mérida, questo bellissimo ponte, famoso ponte romano, guarda cosa ci hanno fatto dietro per essere innovativi. Sì, ecco, sì. Guardate un po' con la prossima allora, come starebbe meglio. Ma è roba incredibile. Non sta meglio? Ma è incredibile, ecco. Lo capite che se chiedessero il nostro parere su queste stronzate qua non le farebbero mai, ecco perché non ci interpellano. E queste persone qui non riescono a parlare nei consigli comunali, non li fanno entrare. Adesso. Avete capito come siamo messi? Finisci? Abbiamo finito. Chiudi. Hai finito? Eccolo. Ecco, volevo far vedere a Casalecchio, almeno ho fatto una cosa qui invece che andare in Cina. A fare. Casalecchio, l'ha fatto lui. Ecco, sono 100 metri di luce invece degli 84 di là, costa 620.000 euro. Potete andare a cercare al municipio se è vero quel che dico o no. 620.000 euro. Ah, ecco, adesso facciamo. Si possono fare le cose. Questa qui. Però mi sembra un po' caro. Sì, sì, non ti dico la parcella. Finiamo, vai. Ecco, e questa è l'ultima che viene adesso nel casello di Padova, anche questa costa 2 milioni di euro invece che 14 ed è molto più grande addirittura. Io fine, pensiamo, dai. Okay. Ti ringrazio Maio Vestri, sei meraviglioso come al solito. Grazie, signori. Sì, dammi. Se qualcuno vuol dire qualcosa, quel signore col megafono che c'era, l'abbiamo messo lì, poi parlerà anche lui. Questa è la vostra festa. Adesso io vi voglio far parlare con una persona straordinaria. È una persona della società civile, un professore, ha fatto l'assessore, è un esperto di sistemi di efficienza energetica. E siamo diventati amici, è diventato il consulente energetico del Ministero dell'Ambiente. Poverino. Signori, è quello che ha analizzato il discorso di Veltroni che ha fatto a Torino per la sua candidatura in un partito che non esiste come non esiste lui.
ve lo voglio presentare. Signori, Maurizio Pallante, eccolo lì. Scrive libri straordinari, vai. Buonasera a tutti. Vedete, dal mio punto di vista, mi occupo di questioni ambientali e di energia, per me una ragione decisiva per aderire alla V-Day è che la casta dei politici è troppo occupata in lotte di potere interno per garantirsi il cadreghino e i privilegi che ne hanno per occuparsi delle questioni ambientali. Non hanno fatto quasi nulla per affrontare i nostri problemi ambientali. Non ne sanno quasi nulla e non gliene importa nulla. Quel discorso che diceva prima Beppe di Veltroni dimostra un'assoluta ignoranza dell'argomento e degli assurdi logici. Questa persona non sa distinguere gli obiettivi dai mezzi per raggiungerli, per lui sono la stessa cosa. Va bene? Quando si dice di ispirarsi a quella sinistra anglosassone che fa delle cose invece molto serie, tutti voi avrete letto, avete visto il film di Al Gore, avrete saputo che Clinton si sta occupando con una fondazione per ridurre i consumi energetici delle città, che Tony Blair, che Gordon Brown stanno costruendo a Londra dei quartieri interi con case che hanno bisogno di pochissima energia e se la fanno con fonti rinnovabili, che il sindaco di Londra Livingstone ha bloccato il traffico nella città. Ebbene, Veltroni ha avuto il coraggio, senza aver fatto nulla di queste cose, pur essendo da 8 anni sindaco di Roma, di dire che la cosa più importante da fare è la politica ambientale e di dire su questa politica ambientale delle cose che sono prive di senso. E sapete perché? Perché la politica ambientale in Italia le fanno le grandi multinazionali dell'energia e le ex municipalizzate, che dietro il discorso di affrontare i problemi ambientali invece fanno dei lucrosi business sulla salute della gente e sul danno ambientale. Ci fanno passare, ci vogliono far passare come soluzioni moderne ed ecologicamente compatibili gli inceneritori, quando invece ci sono esperienze molto belle e molto importanti anche qui in Emilia-Romagna di raccolte porta a porta che arrivano fino al 60-70% di raccolta differenziata, senza nessun tipo di impatto ambientale, soltanto che gli inceneritori riescono a prendere i CIP 6, cioè dei soldi che noi paghiamo sulle nostre bollette per le fonti rinnovabili, e le mettiamo invece per finanziare delle strutture che guastano l'ambiente, che emettono delle nanoparticelle, che creano dei problemi alla salute delle persone. Hanno fatto delle indagini in cui si vede che chi abita vicino agli inceneritori ha delle incidenze di malattie tumorali più alte che nel resto delle altre parti. Hanno il coraggio di far passare come una soluzione ambientale i rigassificatori e le nuove centrali, le centrali a carbone. Quando tutte le popolazioni si stanno ribellando a queste cose, perché esistono delle soluzioni molto più interessanti dal punto di vista ecologico e dal punto di vista economico. Noi sprechiamo il 70% dell'energia e ci vogliono dire che dobbiamo fare altre centrali per diminuire la nostra dipendenza dall'estero. Se ci saranno altre centrali, altri rigassificatori, aumenterà la nostra dipendenza dall'estero, aumenteranno i guadagni di chi vende energia con le grandi aziende in posizioni monopolistiche o oligopolistiche. Ci fanno credere che il TAV, il treno alta velocità, sia una soluzione di carattere ambientale, quando si sa benissimo che la maggior parte, diciamo, dei biglietti, l'80% dei biglietti che staccano le ferrovie dello Stato, sono per viaggi inferiori a 50 km. E il TAV non può fare fermate inferiori a 100-120 km, altrimenti non raggiunge la velocità. È semplicemente una maniera di guastare irremediabilmente delle porzioni di territorio. Io ho visto il tratto che hanno costruito tra Torino e Milano. È una trincea di cemento enorme, spaventosa, che ha diviso la pianura padana e che non risolverà il problema del traffico, perché tutti i pendolari dovranno continuare a prendere dei treni indecenti o le automobili e a incolonnarsi. Allora io vi dico soltanto che se vogliamo affrontare seriamente i problemi ambientali, la prima cosa da fare è mandare a casa questo intreccio perverso tra politica e affari che ci sono nelle ex municipalizzate e nelle aziende che vendono energia in maniera monopolistica. Grazie. Grazie, però. Sei stato un po' breve,
perché questa storia dell'energia io la porto avanti da almeno 15 anni. 15 anni. La storia dell'energia, dei rifiuti. Viviamo in un'epoca strana. Ci scambiamo i rifiuti uno con l'altro, ce li portiamo di qua, ce li portiamo di là. Siamo nella fase anale dei bambini quando si scambiavano la merda. Tieni questo stronzetto, me ne dai un po' della tua. I rifiuti. Quando c'è un rifiuto vuol dire che nella catena, nella filiera per comporre, per costruire questo rifiuto c'è un errore. Non devono esistere i rifiuti, perché quando c'è un rifiuto è una cosa fatta male. Il rifiuto di un'azienda deve essere la materia prima di un'altra. Non devono esistere rifiuti zero. Invece questi politici non sanno di che cosa parlano. Parlano del futuro e hanno 70 anni e parlano di un futuro che non vedranno mai. Abbiamo bisogno di sangue giovane, abbiamo bisogno di aprire il tombino e far uscire la puzza. Abbiamo bisogno di parole nuove, parole nuove. Io sono stufo di essere preso per il culo dal tesoretto, lo scalone. Parlo del tesoretto, 4 miliardi di euro. E abbiamo ogni mese un aumento del debito pubblico di 17 miliardi, vuol dire 250 miliardi di debito pubblico ogni anno. È come se hai un conto corrente che metti i soldi e il segno è sempre negativo. Questo è un paese che non c'è più. E invece questi di che cosa parlano? Due pensionati di 70 anni. E allora quando parlano, parlano di economia, di che cosa parlano? Parlano da settantenni, dell'ICI, della pensione, della seconda casa, parlano di soldi. Siamo il popolo più vecchio del mondo, siamo. E i vecchi hanno paura. Più i vecchi più hai paura. E la paura è il terzo fatturato del mondo. Abbiamo bisogno di parole nuove. Guardami, guardami, guardami. Ti stavi distraendo. Parole nuove come Creative Commons, come copyleft, come rivedere tutte le leggi dei brevetti e dei diritti d'autore che fermano il progresso dei paesi. Ah, io mi ricordo, ma io ce l'ho vivo il ricordo. Io abbiamo fatto le primarie attraverso la rete. Siamo stati 6 mesi a fare le primarie sull'energia, la sanità, sull'economia. Abbiamo chiamato i più grandi specialisti del mondo, hanno detto sul blog, hanno dato consigli. Ho preso le migliori cose dell'energia, della salute, dell'economia, della rete, dell'informazione e le ho portate in una cartellina. A Valium, a Prodi, sono entrato, mi sono messo la cravatta, sono andato a Montecitorio. Un'esperienza terribile entrare in quel posto lì. Sembrava una comunità di recupero, ve lo giuro. Sono entrato a Montecitorio, fermi. Entro a Montecitorio, pieno di gente così con cartelline che passavano. Appena mi hanno visto, c'è Grillo, via, 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 c'è Grillo. Arrivo, do questa cartellina a Prodi, gliel'ho portato, ho detto 850.000 persone hanno dibattuto su queste cose, le primarie dovrebbero essere queste, perlomeno dateci un'occhiata e glielo spiegate. Ed è successa una cosa sconvolgente. Mentre io parlavo, che mi infervoro per carattere, mentre parlavo con Prodi, Prodi ha fatto una cosa che non mi aspettavo. Ha chiuso gli occhi e ha sorriso. E con i gesti faceva... Ora,
cosa gli dice a uno che sorride con gli occhi chiusi? C'era vicino, c'era il suo portavoce, Sircana, che combinazione era in borghese, e dico: Sircana, cosa c'ha? C'ha l'encefalite letargica quest'uomo qua? Mi dice: no, fa sempre così, pensa. E allora io che parlavo, lui con gli occhi chiusi così, a un certo momento ho avuto una reazione che io non prevedevo. Ho chiuso gli occhi anch'io, mi sono sdraiato sul divano, ci siamo bevuti 2 ettolitri di camomilla e ho detto: va tutto bene, affanculo, ci vado io. E allora ho avuto modo di dare un'occhiata, ho avuto Cavinato dell'ACU, Associazione Consumatori Utenti, Cavinato qui con un banchetto che ci fa un culo così, sono quelle associazioni che sono vicine alla gente vere, ACU, eccolo lì, col berretto giallo. E allora ho potuto dare un'occhiata agli uffici di Montecitorio, a vedere il loro sviluppo, il loro parlare di futuro, ho visto i loro computer gialli, pesanti, con un motore sotto, così, pagano, ci chiedono sacrifici con le finanziarie e pagano milioni di euro all'anno per diritti d'autore a Bill Gates, perché non sanno cosa cazzo sia l'open source, il software libero. Che vergogna! Una vergogna! Ecco perché questa manifestazione li prenderà alla sprovvista, perché non sanno cosa gli sta arrivando addosso, non sanno nulla. Vi dico questo, Bertinotti, la prima volta che ha visto un portatile, è rimasto lì, non riusciva ad aprirlo. E mi ha detto: non ce n'è uno senza coperchio. Sgarbi, che è una persona perlomeno starà sul cazzo, ma è intelligente, no? Non si può dire che sia stupido. Bene, l'ho chiamato una volta perché lui su un giornale aveva detto che era contro il posteggio in centro a Milano per le macchine. Ho detto: cazzo, ha detto una cosa nella sua vita, una, che condivido. L'ho chiamato e ho detto: vorresti mica scrivere 30 righe di questa cosa sul blog? Mi ha detto: sì, sono in macchina. Allora fermati che ti do la mia email. Ve lo giuro, è successo così. Lui si è fermato. Io ho dato la mia email e dicevo: Beppe, e sentivo di là al telefono: Beppe, chiocciola, e sentivo: chiocciola. E io ho detto: 2C, l'hai scritta chiocciola.it, mandala lì, testa di cazzo! Abbiamo bisogno di parole nuove, abbiamo bisogno di giovani di 30 anni che cominciano ad andare avanti, che cominciano a parlare di economia. E io vi ho parlato di economia, io ho fatto un piccolo libro, grazie. Ma cos'è? Lo vuoi sentire subito? Allora, non lo tengo. Allora, adesso non mi ricordo più che cazzo stavo dicendo. Allora, no, non ho fatto un libro sull'economia. Ho fatto un libro e mi è successo questo, ve lo voglio raccontare. Mi arrivano 20.000 lettere da precari, perché abbiamo rubato una generazione ai ragazzi. Ci sono 6 milioni di precari in Italia. E che cosa ha partorito questa politica? Dalla legge 30 alla legge 3 alla legge Biagi, che sono leggi da abolire domani mattina o da cambiare. Sono leggi imperfette. Tira giù quella bandiera, cazzo, tira giù, porta sfiga, tira giù.
poi la sventoliamo. Guarda, è una manifestazione talmente straordinaria. Non c'è una bandiera. È questa la nostra bandiera. Cazzo! Giusto! Allora, io raccolgo 20.000 lettere mandate da 20.000, ma sembrava il libro di Fantozzi. C'era uno che mi scriveva, mi diceva: Grillo, io tutte le volte che entro in ufficio devo firmare il mio licenziamento, se no non mi fanno lavorare, mi licenziano. Per essere assunto devono licenziarmi. Ma che cazzo di mondo è questo qua? Allora, ho raccolto 20.000 lettere, da 20.000 ne ho preso 400. Le ho messe in un libro che si chiama Schiavi Moderni. Ve lo potete scaricare, non costa niente, è gratuito, perché non l'ho scritto io. Dopo la casta di Rizzo e Stella, è il libro più letto in Italia oggi. Non ne parla nessuno, ma non ce ne frega un cazzo che ne parlino. Non abbiamo bisogno di soldi. Cosa ho detto, Dio mio? Bene, prendo questo libro, lo porto, vado a Roma col treno, lo porto al ministro del lavoro Damiano, lo porto e gli dico: guardi, ci dia un'occhiata, sono 40, sono migliaia di ragazzi, sono lettere vere. Lo porto lì e lo vedo. Innanzitutto pensavo si fosse vomitato addosso, invece era la cravatta. Poi con i capelli così, era un po' impaurito, dico: si calmi, prenda il libro, lei è il ministro del lavoro, questo è il lavoro. E lui lo prende e mi dà una risposta straordinaria. Mi dice: sa, io lo prendo, però sono qui per caso. Cioè, ho detto: ministro, che cazzo sta dicendo? Sono io che sono qua per caso. Bene, per farvi dire, questo libro ha una prefazione di un premio Nobel per l'economia, John Stiglitz, che dice due cose sulle leggi sul precariato. Dice che non è il problema del precariato, è il problema vero, non sono le leggi sul precariato. Il problema vero è che non c'è lavoro in Italia, non c'è il lavoro, perché se ci fosse il lavoro non esisterebbero leggi su sto cazzo di precariato. E Stiglitz dice due cose per modificare la legge. Dice che un'azienda non può avere la maggior parte di precari assunti, ne deve avere una piccola quota. Una piccola quota ne deve avere, non la maggior parte. E un precario, dice Stiglitz, lo devi pagare di più, non di meno, perché ha 10 volte più possibilità di essere licenziato. Lo dice un premio, ma la cosa strepitosa, che lo dice un premio Nobel. Bene, il premio Nobel non l'ha menzionato nessuno, Ichino ha fatto un articolo dandomi del terrorista, ma questo libro si sta scaricando e si sta leggendo in tutta Italia. E in fondo al libro c'è una prefazione di uno che è dentro il mondo del lavoro. È un professore di economia con due coglioni così. È un professore di economia dell'Università di Ancona. Ha voluto esserci. È qui. È un professore di economia che parla di lavoro. Vorrei che lo sentisse attentamente. Si chiama Mauro Callegati. Vieni Mauro un pochino. Vieni Mauro. C'ha quattro ruote motrici, ce l'hai il bollo? Prego. Beh, vai tranquillo. Mauro Callegati. Ciao ragazzi, devo dire, io insegno all'università e in genere insegno davanti a 20-30 persone, per cui insomma, vedere la piazza piena e venire qui ed essere fermato da gente che diceva sono precario,
grazie per quanto Grillo, Stiglitz e te state facendo, è veramente insomma, commovente. In ogni caso, fino a ieri insegnavo all'università e non so se dopo oggi avrò la stessa possibilità, ma insomma. Allora, noi siamo arrivati con questo libro ad una conclusione relativamente semplice, nel senso che la legge sul precariato è una legge che è stata utilizzata solo per diminuire il costo del lavoro. In questo senso, i nostri politici non si sono preoccupati di diminuire solo i salari ai precari, che, come vi ricordava Beppe prima, è una cosa abbastanza ridicola. È come se voi andaste in banca a chiedere un mutuo e diceste guardate che però con molta probabilità non riuscirò a restituirlo e il direttore della banca vi dicesse benissimo, pagate un tasso di interesse molto più basso degli altri, perché pagare un salario più basso ai precari vuol dire soltanto questo: ridurre la gente a mendicare più o meno un posto di lavoro. Il problema poi non è solo che non abbiamo un salario decente, il problema è che il taglio del costo del lavoro è stato fatto sui contributi previdenziali, per cui noi abbiamo una intera generazione di persone che attualmente vivono in condizioni di precarietà, con un salario bassissimo, e da pensionati non avranno i soldi per andare avanti. È vero che quelli nati dal 70 alla fine degli 80 purtroppo sono precari giovani e quasi morti di fame da pensionati, però magari vi abituate e insomma tanto è così, è andata così. Però è chiaro che è una situazione che non si regge ed è assolutamente ridicolo che questo venga enfatizzato solo in un libro di Beppe. Voi non sapete quante volte siamo sentiti Beppe e io al telefono e Beppe era giustamente imbufalito perché lo accusavano di essere un terrorista. Ora, di cazzate ne dice tante, però probabilmente terrorista non è. Grazie a tutti. Bene, bene, ora vogliamo dare un abbraccio simbolico a chi ha organizzato tutto questo, di chi è veramente il merito di tutto questo, che sono i ragazzi in tutta Italia. Abbiamo il primo collegamento con i ragazzi che hanno preso le firme, questo è il meetup di Rieti, siete in onda, vai! Com'è andata la raccolta delle firme? Com'è andata la raccolta delle firme? Parla! Parla!
Non senti? Prova a parlare! È andata benissimo. Hai scoraggiato. Andata benissimo. Mi senti? Sì, mi stai senti? Tranquillo. Dove sei? Dove sei? Stai tranquillo. Tutto. Stai tranquillo, tutto. Io ti sento, stai tranquillo, Peppino. Fermati! Peppino! Come va? Io... Come va? Pronto. Va bene, va bene. Allora, andiamo avanti. Glielo dite che... Vai, si sente benissimo quello che dici. Va benissimo. Io sento otto ego. Sento otto ego diverse e successive. Parla. Parla. La raccolta delle firme va benissimo. Qui a Rieti, che è notoriamente una zona un po' difficile, diciamo. Vabbè, poi cominciamo a essere da Roma in giù, è un casino, ragazzi, io ve lo dico. Però adesso, ma allora, nell'attesa che lui si ristabiliamo un po', perché le tecnologie purtroppo siamo in Italia e dobbiamo passare sempre attraverso un monopolio naturale che è il tronchetto dell'infelicità, a cui dedicherei un sonoro. Vaffanculo! Che bello! Dal diaframma, bene. Allora, quelli che hanno organizzato questa serata sono dei ragazzi, sono loro la grandissima cosa, sono i meetup, sono 50.000 ragazzi in 200 città in Italia, in 30 città nel mondo. Voglio presentarvi il meetup di Bologna, sempre in prima linea su tutte le battaglie per l'acqua, per gli inceneritori, per la mobilità, per la connettività. Eccoli qui, sono tre che sembrano dei disgraziati, e sono dei disgraziati. Hanno raccolto le firme. Signori, siamo a 300.000 firme! È un referendum! Cazzo, è un referendum! Abbiamo fatto un referendum senza accorgercene! Eccoli lì! Dite! Allora, grazie a tutti per il vostro sostegno, e volevo solo dire un flash. Perché siamo qua? Perché siamo così tanti? Perché c'è un solco, un buco che si è creato tra i cittadini e la politica. È importante che noi non lasciamo cadere questa iniziativa oggi, questa sera, e ci sentiamo appagati da questo successo. È per questo che il Meetup di Bologna vi vuole proporre un'altra iniziativa che è strettamente legata ai temi del V2E, che sono quelli della partecipazione. Quindi vi invitiamo tutti, anche se non ci starete tutti, il 22 settembre, che è sabato, e inventiamo un nuovo modo di fare politica divertendoci. Faremo il No More Coffee Party, coffee per il nostro sindaco. Perché? Non perché non ci piace il sindaco, ma perché non ama le primarie. Lo possiamo votare, lo potrete votare, e faremo le primarie il 22 settembre al giardino di Vicolo Bolognetti. Potete votare il vostro vicino di casa, chi vi sta più simpatico, il politico che non ce l'ha fatta perché non ha avuto i soldi per fare la campagna elettorale. Vi aspettiamo alle ore 21. Grazie. Lo so, in Italia lo so. Poi aggiungo che vi potete iscrivere al meetup di Bologna, basta andare nel sito www.beppegrillo.it, cercate la vostra città, Bologna, Ferrara, quella che volete. Non costa niente, è semplicissimo, e per quello che riguarda Bologna cerchiamo sempre di incontrarci il secondo giovedì di ogni mese. Siamo pronti ad accogliere tutte le iniziative che volete proporci. E l'importante è che partecipiate, perché quello che fa la differenza tra l'avere un successo e non averlo è proprio esserci e contare. Salve, io sono Giovanni, sono l'organizer del Meetup di Bologna, e innanzitutto vi ringrazio tutti per essere qui, perché il colpo d'occhio dal parco è qualcosa di unico. Poi volevo ringraziare Beppe,
che ha organizzato tutto questo e ci è voluto regalare questo momento indimenticabile con dei grandissimi personaggi, dei grandissimi giornalisti. Lui soffriva di anoressia, ha fatto una cura e ha vinto. Ti voglio bene. Io ce l'ho fatta. Grazie a tutti. Grazie. Volevo dire una cosa sola. Innanzitutto volevo ringraziare anche i ragazzi che sono ai banchetti, sì, che certo. Sono stanchissimi. Certo. Per cui chiunque avesse voglia di andare al banchetto a dare una mano, a dare i cambi, ecco. È il benvenuto. Bene. E poi vorrei farvi una richiesta. Se potete girarvi tutti di schiena per fare un applauso ai ragazzi che sono al banchetto. Grazie. Grazie ragazzi. E volevo farvi sapere che nei prossimi giorni, nel caso in cui volessimo continuare a raccogliere delle firme, noi lasceremo un presidio in comune qui a Bologna, Palazzo, sì, da Curso, dove voi potete venire a firmare. Con la carta d'identità. Con la carta d'identità. E poi nel caso dovessimo organizzare altre manifestazioni, perfetto, potete venire sul board a conoscerle e raccoglieremo altre firme. Sicuramente lo faremo al No More Coffee Party. Vi ringrazio tutti. Siete e meravigliosi. Vi saluto. Grazie. E ora le piazze collegate. Barcellona. Calgary in Canada, Chicago, Dublino, Las Palmas, Crevalcore, che cazzo l'ha messo? Losanna, Madrid, Neuchâtel, Oakland, New York, San Francisco, Tokyo, Bruxelles, Denver, Locarno, Londra, Lugano, Lussemburgo, Nizza, Perth, Australia, Puerto Rosario, Rio de Janeiro, Santa Cruz, Amsterdam. I nostri amici italiani hanno fatto un banchetto di firme davanti all'ambasciata di New York e hanno mandato un filmatino, perché il collegamento salta, e abbiamo un filmato dei nostri amici di New York. Eccoli qui. Vai.
E adesso abbiamo un collegamento con uno dei meetup più tosti che ci sono in Italia. È il meetup di Napoli. Hanno fatto delle cose straordinarie. Ce l'abbiamo in linea col suo creatore. Pronto. Sei in linea, vai! Ci senti? Sento male. Sento male, però... Mi sentite lì? Sì, benissimo! Ok, allora la cosa che voglio dire è veramente questo è un giorno di libertà, di riaffermazione proprio della libertà, meraviglioso, posso descrivere le due piazze qui a Napoli, Piazza dei Martiri e Piazza Dante che saluto come saluto tutte le piazze d'Italia, c'è una partecipazione incredibile, abbiamo finito i moduli, siamo arrivati quasi a 10.000 firme ed è un giorno di libertà straordinaria. Complimenti a tutta Italia, all'Italia veramente libera, onesta e pulita che c'è ed è bello abitare in questo paese quando ci si muove dal basso tutti insieme, veramente un giorno straordinario. Chiamali. Grazie Figo, si chiama Figo, Roberto Figo. Senti, allora a quante firme avete portato a casa? Pronto? Sì, va bene. Grazie, Figo. Sfacciba de mamma, te zie, te tesore, te zie, te te. Ciao, Figo, grazie. Scusate, ma... Adesso abbiamo una serie, una migliore dell'altra. Io quando parlo di informazione mi incazzo. Perché se siamo ridotti così noi nelle piazze a fare queste cose è perché in Italia manca l'informazione che è proprio collusa col sistema. Nonostante questo ci sono ancora dei giornalisti, pochi, che cercano di fare il proprio lavoro. Cosa c'è? Aspetta, sì. Ve li voglio presentare. Tutti, signori, venite avanti, qui non c'è né destra né sinistra. Marco Travaglio, Massimo Fini, vieni, siediti, sì, allora... Sedetevi lì, poi la sorpresa, non farti vedere. Poi c'è una sorpresa, dato che lui deve andare in redazione per fare il pezzo. Lui si chiama Ferruccio Sansa, è un giornalista di quelli che fa l'indagine. Sono quei giornalisti che vanno a prendere le documentazioni. E questo signore qui, che adesso vi presento, figlio di un magistrato di Genova, è quello che è andato a scoprire. Ce lo menano con le evasioni fiscali. Bene, lui, il suo giornale dove scrive Il Secolo, noi del blog vogliamo sapere dove sono andati a finire 98 miliardi di euro di evasione fiscale delle concessionarie dei monopoli di Stato. L'indagine l'ha fatta questo signore qui, Ferruccio Sansa. È bellissimo che finalmente qualcuno applauda i giornalisti. Ed è bellissimo che finalmente qualcuno risponda a questa inchiesta che abbiamo fatto, visto che sono mesi che chiediamo a Visco di risponderci, che abbiamo chiesto a Prodi di risponderci e non si sono degnati di dire una parola. Ecco, la tattica che hanno usato loro adesso è quella del muro di gomma. Noi dobbiamo evitare che possano utilizzare questa tattica con successo. Dobbiamo ripetere fino alla noia le domande, a costo appunto di sembrare ripetitivi. Loro vogliono stancarci, noi dobbiamo continuare, resistere, ripetere le stesse domande finché non li fiacchiamo. Noi abbiamo scoperto, non è che ce lo siamo inventato, né che avessimo intenzione di prendercela con questo o quella parte politica. Ci siamo basati su atti di una commissione d'inchiesta
e su quello che ha detto la Corte dei Conti, atti pubblici. Ci hanno detto che in base a un'inchiesta della Guardia di Finanza, cioè non di pericolosi sovversivi, le concessionarie di slot machine in Italia devono allo Stato e quindi a noi 98 miliardi, cioè quelli con 90, di euro. Ora, quando ci chiederanno nuove tasse per una manovra da 12-13 miliardi, ricordatevi che hanno regalato a queste società, alcune delle quali vedono nel loro consiglio di amministrazione persone famiglie vicine a Cosa Nostra, ed altre sono amministrate da persone, da membri di partiti politici, soprattutto Alleanze Nazionali, come invece il bingo era in mano ai DS e alla Lega. Ricordiamoci sempre che ci chiedete nuove tasse per 11-12 miliardi di euro, ci chiedete sacrifici per tagli di 11-13 miliardi di euro, ma dove sono finiti questi 98 miliardi di euro? In Parlamento già si parla di una legge che le soluzioni sono due: o una forfettizzazione della multa. Ma allora io, quando prenderò la prossima multa per un divieto di sosta, chiederò che mi sia forfettizzata. Oppure, addirittura, sentite, parlano di un condono tombale, cioè regalare 98 miliardi di euro a queste società private. Ora, noi seguiremo questa vicenda fino alla fine, voi stateci vicini e non dimenticatevi questa vicenda. Se parleranno di condono tombale, sarà regalare ad società quotate in borsa un tesoro molto più grande di quello che ci chiedono a noi. L'altro giorno abbiamo chiesto a Prodi, decine, centinaia, anzi migliaia di nostri elettori hanno scritto a Prodi chiedendo una risposta. Sul sito del governo la risposta è stata questa: attenzione, ci vuole cautela perché sono società quotate in borsa. Ecco, noi non siamo quotati in borsa, ma abbiamo bisogno dello stesso rispetto. Grazie a tutti. Grazie Samson. Ciao, buon lavoro. Ciao. Bene. Beh, adesso, aspettando altre persone, vorrei dare la parola a uno tosto, che è sempre stato tosto, è sempre stato contro, ha scritto dei libri straordinari, è questa persona qua, si chiama Massimo Fini. Grazie Massimo. Io sono d'accordo, come ovvio, sui tre punti fondanti del Vaffanculo Day, e cioè il fatto che non ci siano inquisiti in Parlamento, che non ci siano parlamentari per due legislature, che noi si possa tornare a votare e a scegliere i nostri candidati. Però ritengo che questo sia un modo per rendere presentabile qualcosa che presentabile non è, che è indecente, che è una truffa, e questo qualcosa si chiama democrazia rappresentativa. Io ho definito e definisco la democrazia rappresentativa, in modo un po' brutale se volete, un modo per metterlo nel culo alla gente col suo consenso e soprattutto alla povera gente. Innanzitutto, non si è mai capito bene che cosa sia la democrazia rappresentativa. Norberto Bobbio, che ha dedicato tutta la sua lunga e laboriosa vita a questo tema, non ne viene a capo. Una volta indica come elementi essenziali della democrazia rappresentativa 9, una volta 6, una volta 3. Comunque prendiamo due elementi che vengono considerati dalla Vulgata come essenziali della democrazia, e cioè il voto è uguale, one man, one vote, come dicono gli anglosassoni, il voto è libero. Ebbene, il voto non è uguale, il consenso è taroccato.
il voto non è uguale per la ragione definitiva che è stata illustrata da quella che viene chiamata la scuola elitista italiana dei primi del Novecento, cioè Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Roberto Michels. Dice Mosca, 100 che agiscano sempre di concerto e d'accordo prevarranno sempre su 1000 che agiscano liberamente. Il voto non è, il consenso non è libero, perché è ampiamente condizionato dai mass media che sono in mano ai soliti noti e che non a caso si chiamano strumenti del consenso. In realtà la democrazia rappresentativa è un sistema di oligarchie, di minoranze organizzate, di aristocrazie mascherate che schiacciano il cittadino singolo, l'uomo libero, che non vuole infeudarsi, umiliarsi a infeudarsi in queste oligarchie, in queste minoranze organizzate, i partiti e gli altri lobby economiche, criminali, spesso legate tutti insieme, e che sarebbe quello di cui il pensiero liberale voleva valorizzare meriti, capacità, potenzialità, e che invece la vittima, che sarebbe il cittadino ideale di una democrazia, e che invece ne diventa la vittima designata. Il senza fare troppa teoria, lo vediamo tutti che non contiamo niente, che non, la nostra voce non è ascoltata. Qualche anno fa a Piazza San Giovanni sono state radunate 1 milione di persone su un tema come le leggi ad persona, ma quindi un tema giuridico di difficilissima, è più facile radunare la gente su temi economici piuttosto che di questo tipo. Ebbene, non c'è stata nessuna risposta né da destra né da sinistra, anzi a sinistra si è detto spesso, ho sentito dire, non mi confonderai con un girotondino, come se andare in piazza non fosse il primo diritto politico del cittadino, che viene prima del voto. Noi in realtà ogni 5 anni, lasciamo perdere poi naturalmente il problema della democrazia in senso mondiale, occidentale, poi la democrazia italiana, e Grillo l'ha illustrato così bene, ha delle degenerazioni assolutamente intollerabili, ma il problema della democrazia rappresentativa riguarda tutte le democrazie occidentali. È un sistema, diceva Hans Kelsen, che non è un marxista e non è un estremista talebano, che è un sistema di fictio iuris, di finzioni, e si chiedeva che, anzi diceva che sembra che la funzione dell'ideologia democratica sia quella di far credere, di dare l'illusione ai cittadini, l'illusione della libertà. E si chiede fino a quando questa straordinaria scissione fra realtà e ideologia possa continuare. È la domanda che mi faccio anch'io da parecchio tempo. Ora, naturalmente, le democrazie che sono nate su bagni di sangue hanno messo un tappo concettuale, una specie di norma di chiusura, sostenendo che la democrazia è il fine e la fine della storia, per cui noi saremmo condannati a morire democratici. Io credo invece che come ogni sistema che non rispetta nessuno dei suoi presupposti, prima o poi cadrà, non sarà un ludico
evento come questo organizzato meravigliosamente da Beppe, non sarà certamente la generazione di Grillo e della mia, ma prima o poi una truffa di questo genere deve essere eliminata. Grazie. Grazie Massimo. Allora, sta succedendo l'ira di Dio. Abbiamo la CNN, la BBC, tutti. Io. Cioè. Non abbiamo il TG1, il TG2, Canale 5, ma li mandiamo a fanculo. Bene. No, ma ci arriveranno anche loro. Adesso devo presentarvi, secondo me, una grande combattente, di nuovo. Una che è uscita dalla porta e è rientrata dalla finestra. Signori, eccola qui, Sabina Guzzanti. Straordinaria, vai. Ah. Ha paura, aveva paura che voi l'accoglieste così, con un po' di freddezza. Guarda un po'. No, no. No. Bravissimo, grazie. Anch'io ho aderito a questa manifestazione senza sapere di che cosa si trattava. Questo slogan, vaffanculo, mi sembra che racchiuda bene tutto quello che si può pensare. Vuoi andare al vaffanculo day? Sì. Si può dire vaffanculo sicuramente alla corruzione. L'informazione è un tema sicuramente legato alla corruzione, perché se tu non lo sai che quel politico è corrotto, se lo fanno parlare come se niente fosse in tutti i talk show, i cittadini non lo sanno e lo scambiano per una persona per bene. Io ho preparato, a dimostrazione della mondezza dell'informazione che si trova in Italia, un piccolo corsivo che però leggo perché non ho fatto in tempo a imparare la memoria, ma voi mi perdonerete perché è così. Allora, grazie. Allora, accendendo un telegiornale qualsiasi, quello che ci aspetta è una faccia che assomiglia sempre di più a un modello o una modella, che ci saluta, dice buonasera e per esempio dice... Questo c'è di nuovo uno scontro sul decreto legge Boccelli, detto legge Brodo. Domani le votazioni, il Premier chiede compattezza. Dopodiché parte un servizio che ripete esattamente le stesse identiche parole che ha detto lo Speaker, con in più le interviste cosiddette che dicono il Premier ha detto efficace per la compattezza che è. Il portavoce dei DS dichiara un momento difficile ma non dobbiamo drammatizzare. La Margherita un passo avanti senza strappi traumatici. Per Rifondazione si tratta di una battaglia sulle teste dei ceti già indeboliti. Per i Verdi un'ennesima vergogna. Per l'Italia dei Valori è necessario andare in fondo. Per i Socialisti un'apertura. Per i Radicali vergognoso il modo in cui il portavoce di Forza Italia chiede le immediate dimissioni del Premier. Per AN una legge che favorisce i clandestini. Per l'UDEOR una trappola. Per la Lega un gesto criminale. Per l'UDC si tratta dell'ennesimo tentativo di bloccare la crescita del Paese. Questo collage surreale di slogan cretini ce lo chiamano informazione pluralista. Bene. Grazie. Però non è solo la televisione, perché se compri un giornale per capire meglio, trovi un bel editoriale indignato di qualcuno a cui per ragioni impenetrabili e comunque non discutibili è riconosciuta l'autorevolezza per indignarsi. Nell'editoriale si dice che abbiamo toccato il fondo e che stiamo superando un qualche limite etico che superato ci porterà a catastrofi istituzionali la cui dimensione è incalcolabile, pure se hai, come chi scrive, il metro giusto convalidato sia dalle tendenze europee che dal mercato. Cita, a sostegno della sua tesi, la guerra di Sparta, un verso di Catullo
e un passo del Corano. Nell'editoriale precedente c'era una battuta di Flaiano, un aneddoto su Churchill e un dato dell'Ocse che ci spiegava che i figli di immigrati, pure di seconda generazione, tardano a capire il corretto uso della priscatole. Nell'editoriale ancora precedente aveva fatto un brillante paragone tra il caso Welby e Tony Blair, esaltando la superiorità del mondo anglosassone, evocato dalla lettera Y, in quanto all'abilità di capire quando è il momento di andarsene, capacità che questo quel ministro non riesce invece ad emulare. Guarda. L'editorialista concluderà con amarezza che purtroppo nessuno capisce quanto sia cruciale questo momento storico, quelli dalla sua parte per stupidità, gli altri per malafede. E questa amara conclusione viene subito confermata dal resto della prima pagina del suo stesso giornale, che in pieno disaccordo con l'editoriale dà importanza a tutt'altri argomenti. Se il tema dell'editoriale è l'indipendenza dello Stato rispetto alla Chiesa, ci sarà una colonna a 9 pagine, una foto a 9 colonne di Ratzinger con le dichiarazioni sue e dei suoi ministri. Se l'editoriale si rammarica del basso livello dello scontro politico, degli insulti e delle polemiche sterili, in prima pagina ci saranno insulti e polemiche sterili commissionate dallo stesso direttore del giornale. E poi al lato in piccolo ci sarà una notiziola sul fatto che in Iraq sono morte 800 persone, o il padre che uccide i figli, o viceversa. E poi al lato, in basso, c'è sempre la notizia leggera. Scoperto il gene della stitichezza. Morta l'ultima Rammenda Calzini di Varsavia? O se c'è qualcosa sul Duce, che è sempre la cosa più divertente. Però se in questo paese davvero ti incaponisci e vuoi capire che cavolo è sto decreto Boccelli detto legge Brodo, c'è un'altra possibilità, perché nelle pagine interne c'è sempre l'articolo di uno di quei 2 o 3 giornalisti, perché più di 2 o 3 il giornale non li assume, con contratto regolare, con un'autorizzazione a esprimersi quasi liberamente, di quelli che forse un giorno faranno un libro ma sanno già che non diventeranno mai direttori se prima non abbiurano e ripudiano tutti i momenti di lucidità esperiti in gioventù. E poi devono anche sapere cogliere il momento giusto per abbiurare, perché se abbiuri troppo tardi poi non sei più merce appetibile. Magari quando sono ancora giovani sarebbe bello che cominciassero a preparare già dei discorsi critici contro la lucidità in sé. Non c'è bisogno ancora di scrivere, ma è meglio cominciare a ragionarci, anche perché questo darebbe un tono più colto alla biura, ed è importante finire tra gli abbiuranti colti, perché se sei abbiurante di serie B, allora tanto vale che continuavi a fare il giornalista, che era un posto più prestigioso. E comunque, nonostante questi discorsi così, questi pensieri così rumorosi, il giornalista riesce lo stesso a scrivere l'articolo e a spiegarci il decreto Boccelli detto legge Brodo. Questo articolo non è... C'è scritta la vera verità, che di solito è una ricostruzione più o meno prudente degli scambi che sottengono la discussione sulla legge, per cui al lettore è richiesta un po' di attenzione, e non è un articolo che possono leggere tutti naturalmente, ti devi mettere lì, segnarti i nomi, pure leggere ad alta voce è una cosa che può aiutare. Dietro questo c'è quello, dietro quello c'è questo è l'oggetto da ripartire, queste sono le minacce concrete, queste sono le minacce soltanto per fare rumore. Così tu ricostruisci lo schema e ti convinci di avere capito il decreto Boccelli detto legge Brodo. Capisci pure perché si chiama legge Brodo,
Tu pensavi che banalmente stesse a significare che si trattava di un decreto annacquato e invece Brodo ancora più banalmente si riferisce al menù della cena che hanno mangiato quella sera quando discutevano, hanno cominciato a fare le loro trattative. Ecco, questa è l'informazione nel nostro paese. Questo governo aveva promesso, noi avevamo raccolto delle firme in modo meno efficace di quello che avete fatto voi oggi per far passare una riforma della televisione che togliesse il controllo dell'informazione ai politici. Gentiloni aveva promesso di accoglierla, poi in realtà la riforma che ha fatto, che ha proposto, è una riforma che non serve quasi a un accidente e comunque non hanno modo e tempo di discuterla. Io penso che sia una cosa importante, vi prego nel momento in cui e se forse questa legge si discuterà di esserci, perché l'informazione è la prima, è la chiave di tutte le altre magagne in una società. È solo grazie all'informazione, come il blog di Beppe, come quelle altre poche cose che ci sono, che noi siamo riusciti a riunirci qui oggi e che riusciremo a cambiare un po' di cose forse nel futuro. Vaffanculo a tutti! Grazie! Grazie Sabina, grazie di essere venuta, grazie. Ciao, grazie per il tuo impegno, quello che fai, ciao. Ciao signori, qualche dato, secondo la questura il numero delle persone presenti sono 200. Ora, no, non è vero, si parla tra questa piazza, lì e dintorni, di 200.000 persone. Ora, se alzate il dito con la V così, facciamo una zoomata tutti insieme. Grazie. Ora vi voglio presentare, l'avete già visto, quello che io vorrei come ministro di Grazia e Giustizia. Eccolo lì, Marco Travaglio! Sei una pop, sei un rockettaro ormai. Vieni. Buonasera. Buonasera. Ho paura, non fate così che ho paura un po' a parlare. Sono contento di parlare insieme ad altri giornalisti perché i giornalisti non sono una categoria molto popolare, giustamente rappresento una categoria che è quella dei giornali che non hanno praticamente scritto niente su questa giornata e quindi saranno costretti a inseguire naturalmente nei giorni prossimi perché non si sono accorti di quello che stava succedendo, come spesso accade, però vi posso assicurare che non siamo tutti così. Un esempio era Ferruccio, Massimo è più che un giornalista, è tante altre cose. Vorrei ricordare Lirio Abbate, che è un giornalista di Palermo, che è sotto minaccia della mafia per avere scritto il libro I complici con Peter Gomez, dove si fanno i nomi dei complici della mafia. Il fatto che la mafia lo abbia subito individuato non depone molto a favore della categoria, perché vuol dire che molti altri quei nomi non li hanno mai fatti, altrimenti la mafia dovrebbe minacciare tutti e non ce la farebbe nemmeno lei. Si parla molto di legalità, di certezza della pena, di tolleranza zero, se ne è parlato anche oggi e chi non è d'accordo naturalmente, sono tutte cose bellissime. Infatti Previti è stato condannato a 7 anni e mezzo e ha fatto 4 giorni e mezzo di carcere. Su 7 anni e mezzo, 4 giorni e mezzo. Per liberare lui, che tra l'altro era già libero perché era agli arresti domiciliari, ne hanno liberati circa 50.000 l'anno scorso e sono gli stessi, una mossa anche astuta se ci pensate, per liberarne uno ne mettiamo fuori anche altri 50.000, così non si nota tanto che abbiamo messo fuori lui, che era meglio dire mettiamo fuori lui però gli altri almeno li teniamo dentro se ci pensate, ma siamo amministrati da gente molto astuta. Naturalmente se la certezza della pena esistesse la pena verrebbe scontata in carcere e non in Parlamento, e invece purtroppo ci sono persone che scontano la pena in Parlamento. Se le,
se le parole avessero un senso, Andreotti non lo chiamerebbero senatore a vita, ma lo chiamerebbero prescritto a vita, perché è stato prescritto e non assolto. Se la legalità fosse un valore, non si intesterebbero strade a Bettino Craxi, o al massimo, come ha detto Claudio Sabelli Fioretti, se proprio volete intestategli una tangenziale, che almeno ci si ricorda qual era la sua attività. È successo quest'estate un episodio che riguardava l'onorevole Mele. L'onorevole Mele è quel genio che, essendo reduce dal Family Day, ha due famiglie, naturalmente, due mogli, e poi quando va con l'Esquillo, due alla volta anche l'Esquillo, e si è scoperto che quando non era ancora parlamentare ed era solo vice sindaco del suo paese, era stato arrestato per concussione perché pigliava le tangenti e poi andava a giocarsele al casinò di Monte Carlo. Appena Casini l'ha notato, questo promettente giovanotto, lo ha subito annesso all'UDC e l'ha subito candidato in un posto sicuro nelle liste e l'ha mandato in Parlamento. Appena scoperto che andava a puttane, l'ha espulso. Quindi la regola è: rubate finché volete, che c'è posto per voi. L'importante è che non andate a puttane, o almeno se andate a puttane non fatevi beccare. Ecco, questa è la lezione che se ne trae. Su Mastella non voglio aggiungere cose perché è già stato abbastanza massaggiato nella giornata di oggi, ma vorrei ricordare che è vero, non lo si massaggia beh, abbastanza, quello è vero, ma nessuno ricorda, nel libro di Abbate e Gomez c'è, che Clemente Mastella, come Casini, è un talent scout, aveva notato un ragazzino a Villa Abate, provincia di Palermo, molto promettente, era presidente del consiglio comunale di Villa Abate che è stato sciolto per mafia. Poi hanno ricostituito il consiglio comunale, lui era di nuovo presidente, è stato di nuovo sciolto per mafia il consiglio comunale, questo ragazzo si chiamava Francesco Campanella, è il braccio destro del boss di Villa Abate che si chiama Nino Mandalà. E poi a tempo perso faceva anche il politico in consiglio comunale, naturalmente nell'Udeur. Mastella l'ha voluto premiare, naturalmente, perché questo ragazzo meritava un premio, e quindi lo ha fatto segretario nazionale dei giovani dell'Udeur. Io non so se esistano questi giovani dell'Udeur, ma il segretario nazionale esiste ed è Campanella. Campanella adesso è in galera, naturalmente, perché è un mafioso, e quando si è sposato aveva come testimoni di nozze da una parte Mastella e dall'altra Totò Cuffaro. Pensate che matrimonio, in mezzo c'è un mafioso, da una parte il futuro ministro della giustizia e dall'altra parte il futuro governatore di Sicilia. Recentemente hanno beccato un sindaco di un paesino vicino a Napoli che andava ai 200 all'ora con la macchina. L'hanno fermato, hanno cercato di levargli i punti alla patente, lui ha detto naturalmente lei non sa chi sono io al poliziotto, e il poliziotto ha detto no lo so benissimo chi è, lei è il sindaco di quel paese lì, eccetera eccetera, e lui ha detto riferirò al mio segretario che è anche il ministro della giustizia, e l'ha minacciato. Dopodiché ha detto di che corpo siete, quello ha detto siamo dei carabinieri, peggio per voi, avevo deciso di costruire una caserma dei carabinieri, adesso non la costruisco più. Questo è un altro esponente del partito del nostro ministro della giustizia, e qui mi taccio perché Mastella merita rispetto. Voi sapete che ha subito un vile attentato recentemente, stava dormendo sotto coperta nello yacht di Diego Della Valle quando proditoriamente un terrorista ha tagliato gli ormeggi allo yacht che è andato alla deriva. Allora io voglio dire, ma bisogna essere proprio stupidi se ci pensate, fare un attentato a Mastella nell'unico momento in cui non nuoce, perché sta dormendo. Cioè, ma lascialo dormire sperando che duri il più a lungo possibile questo letargo. Noi invece sono andati a svegliarlo, così ha ricominciato a fare danni. Dico ancora due cose e poi vi lascio, perché credo che siate provati, siete in piedi da qualche ora. In questi giorni si parla molto di Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani ha una pessima fama perché noi lo conosciamo in Italia soltanto dalla cintola in giù. Lo conosciamo soltanto come il sindaco di New York che inseguiva i graffitari, gli spaccavetrine e gli imbrattamuri.
Non ci ricordiamo che c'è anche un Giuliani dalla Cintola in su che è venuto prima, che era procuratore di New York e che collaborava con Giovanni Falcone, che ha messo in galera tutti i capi della mafia americani, e quando ha finito di mettere in galera tutti i capi della mafia si è dedicato ai reati finanziari e ha messo in galera i capi della borsa di New York. Se avete visto il film di Michael Douglas, Wall Street, sapete di che cosa parlo. Si vedono proprio i banchieri che finiscono dentro uno dopo l'altro, e in America l'indulto è una parola intraducibile, quindi quando li portano dentro vuol dire che ci rimangono. I reati finanziari in America sono una cosa seria. C'è gente che è stata condannata a 90 anni per Enron. In Italia i reati finanziari hanno come pena massima, se proprio ti va di sfiga, la presidenza del Consiglio, quindi è molto diversa la situazione. Rudolf Giuliani, quando è diventato sindaco, era noto per aver arrestato i mafiosi e i banchieri, ecco perché poteva rivolgersi agli spaccavetrine, credibilmente. Adesso mi voglio beccare anche qualche fischio perché ne ho abbastanza degli applausi. Cofferati avrà tanti difetti, ma Cofferati ha cominciato le battaglie sulla legalità non quando è diventato sindaco di Bologna, quando era segretario della CGIL, ha portato 3 milioni di persone in piazza per difendere la legalità nei luoghi di lavoro contro i licenziamenti facili dell'articolo 18. Questo non va mai dimenticato, perché è un po' diverso dagli altri sindaci che scoprono l'illegalità dei lavavetri mentre fanno entrare nelle loro città Salvatore Ligresti con 2 condanne perché faccia le sue speculazioni. E sto parlando del sindaco di Torino Chiamparino e del sindaco di Firenze Domenici. Il ministro Amato si candida ad essere il Rudolf Giuliani d'Italia. Grillo vi ha già detto da dove arriva. Non faceva il procuratore di New York Giuliano Amato, faceva il braccio destro di Craxi e non aveva mai capito dove si trovava. Poi c'è un Rudy Giuliani piccolo, che è un certo assessore Cioni, che voi non avete la fortuna di averlo, ma i fiorentini ce l'hanno, è il capo dei Dalemiani di Firenze, il quale all'improvviso, dato che la moglie è stata multata, è stata insultata da un lavavetri, ha fatto una ordinanza per stabilire che chi lava i vetri commette reato. Il reato qual è? Mancata ottemperanza all'ordinanza del sindaco. Adesso non si capisce bene quali vetri si possano ancora lavare a Firenze, perché voi immaginate uno che sta lavando il vetro della sua macchina, no? Teoricamente anche lui incorre in questo divieto, no? Con la pompa dell'acqua la domenica. Quindi non si capisce dove stia il reato di uno che lava il vetro. Naturalmente c'è chi dice: ma il lavavetri ti minaccia. Sì, ma quello è il reato di minaccia, c'è già, non c'è bisogno dell'ordinanza. Ma quello ti riga la macchina, è danneggiamento. È già vietato il reato di danneggiamento. L'atto di lavare il vetro non può essere reato. Allora che cosa hanno fatto? Hanno detto: non si lavano vetri ai semafori, tant'è che un assessore leghista di Treviso ha detto: noi abbiamo risolto il problema dei lavavetri con le rotonde. Non ci sono più semafori e quindi quelli come fanno a lavare i vetri? Le macchine girano. Ecco. Io ho visto però dei lavavetri con i pattini. Con lo skateboard. Allora, l'ordinanza, noi giornalisti siamo abilissimi a farci le pippe se l'ordinanza è destra o sinistra, se Cioni è il nuovo Rudolf Giuliani, no? Se è fascista o comunista cacciare i lavavetri. Nessuno si è domandato: ma funziona l'ordinanza o non funziona allo scopo che si prefigge? Vi dico soltanto che la pena per chi viola l'ordine del sindaco di Firenze è 3 mesi al massimo di arresto. Non subito custodia cautelare, non prevista, dopo il processo. Quindi tu devi prendere il lavavetri in flagranza di spugnetta mentre è lì, che sequestrare la spugnetta e il secchiello, portarli nell'ufficio corpo del reato del tribunale, che diventerà un hangar perché immaginate quanti sono, iniziare le indagini preliminari, fare l'udienza preliminare, poi il processo di primo grado, e intanto bisogna sperare che il lavavetri sia sempre lì sulla panchina davanti al tribunale che aspetta che arrivi la sentenza, perché se taglia la corda non lo becchi più, non sai dove abita e non sai come si chiama, ovviamente. Il processo va avanti, dura 10 anni, impiega una decina di giudici, pubblici ministeri, avvocati, cancellieri, poliziotti, eccetera, eccetera. Alla fine della trafila, che cosa succede? Se ancora
ancora lì che aspetta, gli notifichi la condanna, gli dici sono un mese con la condizionale, cioè non vai in galera, oppure la multa. E lui ti dice sono nullatenente, quindi non la paga. Il risultato è che lo Stato ha speso un'ira di Dio di soldi per fargli il processo, alla fine non succede assolutamente nulla. Qual è l'unico risultato? È che l'assessore Cioni è finito sui giornali per una settimana come il nuovo Rudolf Giuliani e non ha risolto minimamente il problema che si proponeva di risolvere. Questo è il problema fondamentale. Allora, come si risolvono questi problemi? Facendo fatica, facendo politica, facendo delle norme che servano, facendo delle politiche sull'immigrazione, di integrazione o anche di repressione nei confronti dei clandestini, cominciare a identificarli, prendere le impronte, se è razzismo prendere le impronte a loro, prendere le impronte anche agli italiani, in modo che le prendano a tutti noi, anche il DNA, così ciascuno avrà il suo nome e non potrà dare false generalità. Questo bisogna fare investendo soldi e non finendo sui giornali, oppure politiche di integrazione. Persino Gianfranco Fini aveva fatto una proposta: diamo il diritto di voto agli immigrati anche se non sono ancora cittadini alle elezioni comunali. La Russa, spaventato dalle proteste della Lega Nord e della stessa base di AN, precisò dicendo l'importante è che l'extracomunitario non abbia condanne e nemmeno processo in corso, che è in un paese come la Norvegia una norma perfetta. Ma in Italia in quale lingua glielo spieghi a un extracomunitario che per avere il privilegio di eleggere un pregiudicato lui deve essere incensurato? O no? Chiudo. Perché partono dai lavavetri? Perché partono dagli ambulanti? Perché se partissero dall'alto, come ha fatto Rudolf Giuliani, ovviamente si svuoterebbe il Parlamento, si dimezzerebbe la Commissione Antimafia, si svuoterebbe Confindustria, si svuoterebbero varie associazioni di categoria di persone molto importanti. Perché Montezemolo vuole cacciare chi paga il pizzo e non chi paga le tangenti? Perché tanto chi paga il pizzo non si sa chi è e quindi non succede assolutamente niente. È come Cioni Montezemolo, è finito sui giornali, ha fatto bella figura a costo assolutamente zero. Il presidente del comitato di controllo di Mediobanca è Cesare Geronzi. Cesare Geronzi ha più processi in tribunale che capelli in testa. È sotto processo per la Parmalat, per la Cirio, è condannato in primo grado per il fallimento dell'Italcase Bagaglino ed è imputato a Palmi per usura. Questo fa il presidente del comitato di vigilanza di Mediobanca. Nessuno, tranne Di Pietro, ha chiesto le sue dimissioni. È da quelli che si dovrebbe cominciare con la tolleranza zero, se si avesse la possibilità, naturalmente, di farlo. Grazie. Vi voglio dire un'ultima cosa. Quello che stiamo facendo oggi non è inutile. Non è inutile. Ci sono piccoli segnali di cambiamento. A Venosa la Proloco con denaro pubblico ha dato 6.000 euro a Fabrizio Corona per fare la notte bianca. 3.000 persone hanno raccolto firme contro e sono andati a contestare questo cialtrone in piazza. Viva i ragazzi di Venosa! Fastweb, se non erro, ha come testimonial Valentino Rossi. Quest'estate, dopo che si è scoperto che Valentino Rossi deve 112 milioni di euro al fisco, è stata subissata di mail di ragazzi che in pieno agosto hanno scritto dicendo noi cambiamo gestore se voi non togliete Valentino Rossi da testimonial. È un altro bel segnale. Purtroppo noi giornalisti siamo ancora indietro e quindi il TG1 e il TG5, che stasera non ci sono, hanno regalato a Valentino Rossi il messaggio a reti unificate dal suo caminetto di Londra. Ecco, se Valentino Rossi fosse in America, il messaggio a reti unificate lo manderebbe da Sing Sing, sperando che qualche televisione glielo trasmetta, e credo che non la troverebbe. Non è inutile quello che stiamo facendo, perché Previti, quando dopo 15 mesi è stato finalmente cacciato dal Parlamento all'inizio di agosto, ha dato un'intervista a un giornale e ha detto: sapete chi mi ha cacciato dal Parlamento? Travaglio e Grillo. Devo dire
Devo dire che prima mi sentivo molto inutile. Da quando Previti mi ha dato questo bel riconoscimento mi sento un po' meno inutile. Vuol dire che bisogna continuare a battere su questi tasti e succedono le cose. Grazie. Per il resto speriamo che Cuffaro e Dell'Utri lavino qualche vetro e così vedremo in galera anche loro. Buona serata, ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Dunque, le notizie sono di piazze piene, pienissime, in tutta Italia, tutte piene. Ma è quello che voglio dirvi col cuore, noi non è un punto di arrivo questo qua, è solo l'inizio. Stiamo cominciando così, è solo l'inizio. Vorrei ringraziare due persone del Comune di Bologna. Uno è l'assessore Guglielmi e l'altro è un assessore che è un ex giudice Mancuso. Tramite loro è stato possibile fare questo. Volevo anche dirvi una cosa, questa manifestazione non vi è costata una lira, quindi il vostro comune non ha tirato fuori una lira, ha dato la disponibilità della piazza, ma la sistemazione dei musei, tutta l'attrezzatura e anche... dopo la pulizia della piazza la paga il sottoscritto, quindi io sono di Genova e ci manca, è il minimo che posso fare per quello che avete fatto voi per me in 30 anni di lavoro. Bene, ovviamente qualche disguido c'è stato, per esempio le linee telefoniche molto cariche, non abbiamo potuto fare i collegamenti perché cadeva casualmente la linea, però siamo riusciti in qualche cosa che rimarrà nella storia e questa Woodstock delle persone per bene è iniziata. Fanculo! Grazie. C'è una piccola sorpresa che io mi stavo dimenticando, ma una cosa molto molto importante. Ci sono in Italia 60.000 sordi. Quindi io ho portato queste tre ragazze che tradurranno a gesti quello che è successo stasera per i nostri 60.000, la lingua dei segni. Quindi mettetevi una vicino all'altra, ma no, vicini, tranquille, tu presentati chi siete e che cosa volete comunicare con questo vostro meraviglioso gesto. Aprite il microfono, grazie, ti do questo. Scusate. Buonasera a tutti e vaffanculo a tutti. Allora, questo è il segno di vaffanculo. Vaffanculo. Ecco. Allora, 60.000 persone in Italia non possono accedere all'informazione, qualsiasi tipo di informazione, vera o falsa che sia. Noi siamo qui, non facciamo parte di nessuna associazione. Siamo qui per difendere il diritto a usare la lingua dei segni, sia per i sordi che per gli udenti che vogliono usarla. La lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti, riconosciuta da parecchi stati dell'Europa e del mondo, ma naturalmente non dall'Italia. Perché vogliamo riconoscere questa lingua? Perché questo darebbe diritto all'accessibilità a qualsiasi tipo di informazione e soprattutto a un'educazione di pari diritti. I bambini sordi non hanno il diritto di accedere alla scuola dell'obbligo,
fanno parte, vengono integrati nelle scuole, fanno parte delle classi di udenti, ma non hanno diritto a un'informazione reale. L'handicap della sordità non è un handicap che fa parte, scusate, sono emozionatissima. Le persone sorde non si sentono persone handicappate, si sentono persone e basta. L'handicap sta nel mezzo, perché sta nella comunicazione, sta in mezzo a sordi e udenti. Quindi ci vuole uno sforzo da parte di tutti e due per superare questo tipo di handicap, altrimenti rimarranno gruppi di sordi e gruppi di udenti che non avranno mai niente a che fare gli uni con gli altri. Ci sono progetti di legge che aspettano da anni in Parlamento e che non vanno avanti anche grazie alle lotte tra le varie associazioni che dovrebbero tutelare i diritti dei sordi. Allora, io chiedo ai sordi che non sono qui probabilmente, però spero che questo messaggio arrivi a tutti, di farsi vedere e di non avere vergogna di usare la propria lingua, perché ognuno ha diritto di usare la lingua che vuole e che sente propria. Grazie. Vaffanculo a tutti. Siete meravigliose, non me l'aspettavo. Com'è? Fanculo. Grazie ragazze, grazie. Grazie. Ciao, ci vediamo lì. Grazie. Bene, finiamo questa serata in compagnia dei Nigrita, ve l'ho detto prima. Non è la gruppo al completo, un paio non sono potuti venire perché avevano insomma fumato delle cose. No, scherzo. C'è una sessione DJ dei grandi Nigrita. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. E grazie, cazzo! Ciao! Settembre è la festa della Madonna, una festa della Madonna, manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, va in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scappa una palla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio.